Buonasera, è un ringraziamento particolare, in particolar modo a voi che avete scelto qui di essere stasera. Prima di iniziare il convegno, datemi un pochino di tempo per ringraziare chi ha permesso questa serata e chi ha contribuito anche all'organizzazione. Quindi un ringraziamento particolare va all'assessore Antonio Cerbino, all'assessore alla cultura e all'associazionismo di Massapra, al sindaco Martino Tamburrano, alla consigliera di parità di Taranto Barbara Gambillara. Questo è un evento che abbiamo organizzato insieme al comune di Massapra, alla provincia di Taranto, ma anche insieme all'Ordine degli Psicologi del Lazio. Quindi in particolar modo ringrazio il presidente Piccinini e la consigliera che abbiamo qui presente, Paola Biondi, e poi grazie anche all'Ordine degli Psicologi della Puglia, in particolar modo ad Antonio Di Gioia, e un grazie di cuore a chi è presente qui stasera, ovvero la vicepresidente, la dottoressa Vitone. Ringrazio anche il CSV di Taranto, in particolar modo Francesco Riondino, e un grazie di cuore a Cosimo Numa, il presidente dei medici della provincia di Taranto, che è qui con noi, dell'Ordine dei Medici della provincia di Taranto, che è qui con noi. E poi devo ringraziare un po', mi dispiace ma io lo devo fare tutto, Extra Magazine, che è stato media partner dell'evento, Ileo, UGA, che è un'azienda che organizza matrimoni tra persone omosessuali in Italia e all'estero, il Colorifero, e ringrazio gli sponsor che hanno contribuito un po' più materialmente alla serata, ovvero il Forum delle Bontà, Vita Massaro, quindi la farmacia, l'associazione Grand'Angolo, Giuseppe Notari Stefano, che dopo ci aiuterà per la proiezione del docufilm, il B&B sotto la volta, e soprattutto ringrazio anche Marozzi e la Federazione delle Chiese Evangeliche di Puglia e Lucania, e in particolar modo Beppe Rodia e Valeria Acquaviva. Eccoci, abbiamo finito. Con ringraziamento ai relatori di cuore, perché la maggior parte di loro vengono da fuori regione. Allora, questo è l'evento che Nudi, io sono Antonella Palmitesta e sono presidente nazionale di Nudi, associazione di psicologi per il benessere delle persone LGBTQ, che insieme a Michi Formisano, presidente di T-Genus, abbiamo proposto ed è stata ben accolta. C'è qui Luigi, presidente della CIGE di Taranto, è stato accolto questo evento per quanto riguarda l'Onda Pride, l'evento di Taranto, tra gli eventi di Taranto. Quindi, identità sessuale e fede, quali percorsi sostenibili? Non è la prima volta che affrontiamo, che le nostre associazioni affrontano questo evento. L'abbiamo affrontato anche a Roma e a Taranto, ci siamo promessi che entro fine anno lo porteremo anche in altre regioni. Perché questo argomento? Perché effettivamente la fede influenza tanto l'identità sessuale di una persona. Condivido con voi un racconto che a me è rimasto molto impresso, di una persona transessuale. Quale, per spiegarmi un attimo la sua situazione del momento, mi ha detto: dottoressa, lei deve immaginare il cielo con delle nuvole intorno e un corridoio lungo. Su questo corridoio ci sono delle persone e giù in fondo c'è Gesù. Ogni persona, quando arriva, Gesù gli mette l'anima in un corpo. Beh, quando sono arrivato io ho messo quel giorno l'anima in un corpo sbagliato, perché ero ubriaco. O tante volte sentiamo anche la frase: ok, sono un ragazzo ma siamo anche un altro ragazzo, poi Gesù non mi vuole più bene. Quindi vediamo che sono comunque la coesistenza dell'identità sessuale con la fede. Ecco perché stasera ci baseremo su tre punti fondamentali, che sono proprio l'esistenza possibile e tranquilla tra l'identità sessuale e la fede. Due, romperemo lo stereotipo che come fede abbiamo soltanto quella cristiana, cattolica o romana. Infatti stasera qui vedremo e ci esporranno altri tipi di fede. E tre, finalmente si parlerà di quella che è la teoria gender, ma non su una base ideologica e personale, ma con basi scientifiche. E poi la seconda parte della serata, dopo le 20, abbiamo il piacere di avere qui Paolo Libartiti, un regista di Roma che ha fatto un docufilm molto molto interessante, dove riporta l'esperienza diretta e spontanea delle persone transessuali, e dopo ci approfondiremo questa cosa. Quindi ecco, un po' di pazienza, 2 ore di convegno, dopo facciamo un attimo una pausa, ognuno di voi fuma una sigaretta con qualcosa e poi proiettiamo il film. Abbiamo deciso di passare questo pomeriggio differente insieme. Prego i relatori di stare nei tempi, 13-15 minuti, se no non ce la facciamo per il film. Chiamerei per i saluti istituzionali il dottor Numan e successivamente la dottoressa Vitone.
devo ringraziare per l'invito Antonella, con cui andiamo nel percorso da poco la conoscono cammino molto, e Miti, con cui invece proseguiamo un percorso che abbiamo avviato qualche tempo fa, e ringrazio anche come Presidente dell'Ordine dei Medici per l'invito sia alla collaborazione sia alla presenza, perché vuol dire che finalmente riusciamo a far individuare il medico non come un tecnico che deve riparare qualcosa, invece come un amico, un confidente, una persona a cui rivolgersi quando c'è un problema, se il problema si può definire. Tra l'altro mi piace molto il titolo del convegno, parlerò molto meno dei 13 minuti, qualche secondo. Il titolo del convegno, identità sessuale e fede, identità soprattutto, identità che si costruisce secondo me attraverso le diversità e non attraverso la storia, la biologia ci insegna che il progresso, l'evoluzione avanza a tappe di diversità che si trovano, di diversità che si incontrano. La razza umana, la specie umana è molto giovane su questo pianeta, rispetto alle altre è giovanissima, ma cosa di diverso la specie umana rispetto alle altre? Proprio quella identità che è identità culturale, non identità soltanto biologica. E l'identità culturale deve assolutamente nutrirsi di differenze che non sono solo sull'identità sessuale, ma sono sull'identità per esempio di razza, di provenienza. In questi giorni le nostre coste, sulle nostre coste si vive il dramma di tante persone che cercano in fondo cercano civiltà, in fondo cercano amore, e quell'amore ci riporta al discorso anche della fede, fede che è un qualcosa che fa parte di quell'identità culturale della persona, è inscindibile dall'identità culturale della persona, l'alimenta inoltre. Non è soltanto, come si diceva prima, la fede cattolica, e l'anelito anche, secondo me, verso un qualcosa di meglio. In fondo in ogni fede, in ogni libro sacro c'è scritto, chi è senza peccato scagli la prima pietra, per esempio, c'è scritto accetta il diverso, accetta l'altro, perché è lui che darà l'identità nella storia del genere umano, e questo apporto, questa ricchezza è qualcosa a cui bisogna assolutamente tendere, e veramente in questi termini il progresso. Chiudo con qualche non molti anni fa Salvatore Quasimodo cantava: sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo, uomo del mio tempo. Bene, questo tempo è un tempo che deve, nutrendosi degli apporti culturali, di identità sessuale e di qualsiasi altro apporto possibile, deve essere il motore del progresso di un'umanità che è ancora, non dico giovane, addirittura bambina. Mi dispiace, non potrò trattenermi per vedere il film, lo vedremo magari in un'altra occasione. Grazie e buon lavoro a tutti. Come andrai via prima, noi grazie agli sponsor abbiamo lasceremo un pensierino, poi non te lo possiamo dare, te lo diamo con piacere subito. Okay. Nel frattempo chiamo la dottoressa Visone per i saluti istituzionali da parte dell'Ordine degli Psicologi della Puglia. Davvero grazie per questo invito e per l'accoglienza veramente calorosa da parte di tutti voi, e soprattutto in questo bellissimo teatro, che è davvero un gioiellino per tutti i Massambra, Antonella, e quindi per gli abitanti di Massambra, che hanno veramente questo bel teatro che mi è piaciuto moltissimo.
Da pochi saluti chiaramente del Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Antonio Di Gioia, e di tutto il Consiglio dell'Ordine. Noi abbiamo trascinato questo convegno che è di grande rilevanza a livello scientifico, culturale, sulle tematiche che sono grandemente dibattute in questo momento storico, quali l'identità di genere, l'orientamento sessuale. Quindi oggi ci sarà, vedo dal programma, un utile confronto tra le diverse associazioni, sentiremo testimonianze su questa tematica davvero importante. La riflessione mia è che, nonostante le grandi trasformazioni nella società a livello di relazioni affettive e dei cambiamenti che si sono avuti nelle famiglie, quindi diverse tipologie di famiglie, famiglie omogenitoriali, i pregiudizi sono ancora diffusi. E sono diffusi non solo nel più vasto contesto sociale, purtroppo sono diffusi a volte tra gli operatori, no? Gli operatori proprio della salute. Ci sono stati anche degli studi anche compiuti da ricercatori su medici, anche sugli stessi psicologi, che dimostrano che ci sono ancora dei pregiudizi su cui dobbiamo continuare a lavorare, quindi a riflettere, ad acquisire sempre maggiore consapevolezza su questa tematica e soprattutto lavorare e diffondere gli studi scientifici. Perché proprio questo, prima si parlava di teoria del gender, che è una falsa propaganda scientifica, in contrapposizione studi di genere che invece sono basati su evidenza scientifica. Vorrei dire qualche cosina a proposito delle terapie riparative, perché come psicologi, come ordini, ci siamo espressi, l'Ordine degli Psicologi nazionale, ma anche tutti gli ordini regionali si sono espressi e si stanno esprimendo in questi termini. Le terapie riparative sappiamo tutti cosa sono, no? Che portano a, che hanno come obiettivo il cambiamento e la repressione dell'orientamento sessuale. Ecco, gli ordini si sono espressi in questo modo, ma non solo gli ordini non solo gli ordini nazionali, non solo l'Italia, ma tutte le più grandi associazioni, diciamo, psicologiche mondiali, e si sono espressi in questo senso, che tutte le terapie, quindi le terapie che sono volte, quindi tutti gli interventi che mirano ad orientare l'individuo verso l'eterosessualità o l'omosessualità, sono contrarie alla deontologia professionale. Proprio gli ordini sanzionano i terapisti che non rispettano l'orientamento dell'individuo, quindi è contro la deontologia e contro il rispetto di quello che ne sono. E quindi gli ordini sanzionano e vigilano su questo, lo stesso intervento del psicologo, come è successo Alessandro ultimamente, proprio qualche mese, nei confronti di uno psicologo, penso della Lombardia, ricordo bene. Quindi noi vigileremo anche come ordine degli psicologi, chiaramente della Regione Puglia siamo schierati in questo senso, perché siamo per gli studi di genere, quindi per la diffusione degli studi di genere, contro questa diffusione della teoria del genere, che è una propaganda che è ascientifica, e quindi è un dibattito ancora abbastanza aperto. E infine concludo, perché non voglio togliere altro tempo, l'importanza della prevenzione, quindi lo psicologo in prima linea come dire, è impegnato insieme a tante altre professionalità, medici, anche tutti gli educatori, attraverso l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, l'educazione del genere, a promuovere l'educazione alle differenze, l'educazione all'identità, le differenze delle identità e soprattutto al superamento degli stereotipi sessisti. Che poi vuol dire, in ultima analisi, veramente combattere contro tutti i tipi di violenza, anche contro la violenza contro le donne, perché chiaramente combattere contro gli stereotipi di genere e di ruolo vuol dire anche prevenire tutte le forme di bullismo, di omofobia, ma anche di violenza nei confronti delle donne. Io invece sarò felice di stare ancora con voi, di ascoltarvi tutti, di partecipare anche allo spettacolo finale, e quindi vi auguro buon lavoro e grazie ancora. Dottoressa, io vi porto i saluti di madre Vittoria Longhitano, che non è potuta essere qui, e anche di madre Teodora Tosatti,
che è un pastore dell'Associazione Biblica Italiana Presbitera Veterocattolica, però ci ha mandato un contributo che la dottoressa Peruzzi dell'Associazione Nudi ora ci leggerà, un contributo dal titolo La Bibbia, segnali di divieto o indicazioni di percorso? Potrà sembrare strano, data la brevità del mio intervento, che io cominci parlando di un argomento che sembrerebbe del tutto estraneo alla questione che ci interessa, ma essendo il mio apporto di natura metodologica generale, mi sembra utile partire come esempio da una questione che ormai non ci coinvolge più emotivamente, quella della schiavitù. È fuori di dubbio che la Bibbia, sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo, consideri la schiavitù un fatto normale, parte dell'ordinamento voluto da Dio, e che prescriva agli schiavi l'ubbidienza padroni. Ebbene, il cristianesimo deve dunque considerare lo schiavismo un precetto divino e magari cercare di reinserirlo nella legislazione dei vari paesi? Tale è stato per molto tempo il pensiero di taluni statisti cristiani. Ora bisogna considerare che la Bibbia è stata composta in un contesto in cui il ricorso alla schiavitù era l'unico sistema di produzione conosciuto, né per molto tempo se ne sarebbe potuto ipotizzare un altro. L'unica cosa possibile era regolarizzarla. Accanto a ciò però altri passi indicano il suo superamento e proprio perché vanno in controcorrente sono quelli che portano il marchio della novità evangelica. In sostanza, se la regolamentazione della situazione esistente è il codice della convivenza, i passi rivoluzionari sono i segnali indicatori della direzione in cui si deve andare se si cerca il regno dei cieli. Per intenderci, è come se oggi qualcuno volesse inventare un sistema produttivo che prescindesse dalla proprietà privata. Semplicemente non avremmo idea di come ciò potrebbe essere possibile, dato che gli unici tentativi non hanno certo dato risultati incoraggianti. L'unica cosa che si possa fare è fissare delle regole, istituire degli ammortizzatori, indicare una necessaria funzione sociale della proprietà. In questo senso la Bibbia ci ammonisce a non appropriarci del bene degli altri, a non invidiare chi è più fortunato di noi. Eppure, accanto a ciò, numerosissimi passi evangelici ci spingono a cercare le vie di una povertà intesa non come esaltazione della miseria, bensì come condivisione. Insomma, da un lato si cerca di vivere nel modo più evangelico quella che appare l'unica soluzione possibile in una data cultura, dall'altro si è stimolati a superarla, a trovare vie più coerenti con l'esempio e l'insegnamento di Gesù. Lo stesso si può dire del patriarcalismo, anch'esso presente nella Bibbia e nella Bibbia stessa in parte superato. Ma avviene qualcosa del genere anche per l'omosessualità? Premetto che la diversità sessuale è molto più articolata, ma per motivi di brevità mi riferirò in particolare al suo aspetto omosessuale. I testi biblici cui si fa riferimento in materia sono in fondo ben pochi e colpisce il fatto che nessuno tematizzi l'omosessualità come tale, ma facciano tutti parte di cataloghi ben noti, di origini presumibilmente storica e che vengono riportati come soffermati, senza soffermarci. Comunque potremmo suddividere i testi in quattro gruppi. Primo gruppo, testi che non c'entrano niente, e tra questi mi dispiace che ne sono proprio alcuni di quelli tradizionalmente più usati, come la storia di Sodoma e Gomorra. Sì. Dove il problema non è il genere di comportamento sessuale, bensì la violenza e la sopraffazione nei confronti dello straniero. Faremmo meglio ad usarlo per far riflettere chi vuole sparare sui balconi o dei migranti. O la questione dell'amicizia tra Davide e Jonathan, o quella del discepolo che Gesù amava. Naturalmente non c'è rapporto tra persone che prescinda dalla nostra sessualità, ma non si può definire sessuale ogni rapporto di profonda amicizia. Lo stesso discorso vale per testi in cui si tratta la purezza di cuore. Nel mondo biblico il cuore è la sede del pensiero e delle decisioni, non dei sentimenti. Si parla dunque di lealtà e di onestà, non di sesso. Secondo gruppo, testi ipertrofizzati. Capita spesso, ed è scientificamente scorretto, di voler ricavare da un testo indicazioni su problemi che quel testo non intende assolutamente affrontare. Un esempio tipico è proprio quel maschio e femmina li creò, che tanto viene sbandierato e che ammira la bellezza della sessualità e la parità tra uomo e donna, ma di certo non si pone il problema di altre forme di rapporto, men che meno di tipo sessuale. Di questo genere sono anche alcuni altri testi riconducibili al tabù del sangue. Terzo gruppo, testi di incerta traduzione. Sono tutti o quasi tutti quelli del Nuovo Testamento,
Spesso usano termini che non compaiono altrove e quando si parla dei disordini sessuali dobbiamo sempre ricordare il fatto che quali comportamenti possano essere definiti disordinati lo abbiamo spesso deciso noi, per poi attribuirlo alla Bibbia. Un esempio di queste difficoltà è l'unico testo nel Nuovo Testamento in cui ci si dilunghi a collegare determinati comportamenti con la situazione di peccato in cui l'uomo versa, Romani 1:24 e seguenti. Però a cosa pensa realmente Paolo? Siamo certi che parli di omosessualità e non piuttosto di rapporti coniugali diversi da quello classico? In merito si deve anche ricordare che per lungo tempo ogni tipo di rapporto in cui la donna non fosse collocata al di sotto dell'uomo era visto come degenere, contro natura, in quanto per natura non si intendeva soltanto la costituzione fisiologica del singolo, ma anche e forse soprattutto il suo armonioso inserimento nel contesto sociale e nelle pratiche da esse approvate. Quarto gruppo, testi pertinenti. Si tratta di alcuni testi dell'Antico Testamento e, tolti i problemi di traduzione di cui parlavamo sopra, di alcuni del Nuovo. In essi va considerato che spesso si tratta di testi collegati alla prostituzione sacra. La bisessualità, in particolare, era fortemente legata alla concezione pagana della divinità. Per l'Antico Testamento bisogna notare che spesso i testi in questione sono inseriti nel classico contesto veterotestamentario che teme la promiscuità in tutti i campi. Soprattutto il comportamento omosessuale era vincolato alla violenza, come spiegherò subito. Mi rifaccio a quest'ultimo punto. Nel mondo sia orientale che greco-romano, cui la Bibbia e Paolo in particolare si rivolge, l'omosessualità non è espressione di amore di persone attratte sessualmente da altre dello stesso sesso, bensì la ricerca di sensazioni particolari da parte di eterosessuali. Di conseguenza comporta spesso l'adulterio, nonché la pedofilia, che nel mondo greco-romano era a volte considerata uno strumento educativo e spesso veniva praticata su fanciulli schiavi comprati per questo, oppure costituiva una pratica imposta a un vinto, come umiliazione simbolo del potere del vincitore. In queste condizioni è evidente che non possiamo chiedere a questi testi di darci indicazioni circa un fenomeno, cioè l'amore tra persone dello stesso sesso, che fa parte di una nuova e ampiamente moderna concezione della sessualità. Buttare via i testi o fare un passo avanti? Buttarli via? Me ne guarderei bene. Ritengo invece che, poiché l'aspetto più significativo è proprio il fatto che in una serie di libri sorti dal contesto culturale descritto non vi sono condanne esplicitamente applicabili al nostro caso, esse vadano considerate una sorta di cartello indicatore di direzione che indica le vie sbagliate. Quando si parla di coppie omosessuali proviamo perciò a ricomprenderle nell'ambito delle espressioni dell'amore e ad applicare loro quei valori che fondano comunque la bellezza della sessualità, la fedeltà, il rispetto e la tenerezza. Madre Teodora Tosatti, biblista. Grazie. Stasera abbiamo il piacere di avere qui in sala il pastore della Chiesa Battista di Mottola, Dario Monaco. Vorrei chiamarlo per un saluto, cortesemente. Grazie e grazie per questa opportunità che purtroppo io dovrò perdermi perché, potete bene immaginare, le nostre chiese sono chiese che domandano e quindi hanno voglia, purtroppo o per fortuna, di incontrarsi e quindi, dato che il mercoledì è il giorno di incontro della comunità, io ovviamente tra poco dovrò scappare per andare a fare lo studio biblico che oggi non consta di tematiche sessuali ma di cibo, quindi comunque diciamo che rimaniamo su cose positive. Io devo dire la verità, non avevo preparato nulla ed è grazie a Peppo che ho questa opportunità di parlare a tutti e a tutti voi, ma vi volevo raccontare un pochino com'è la situazione nelle nostre chiese nel giro di pochissime frasi. La situazione è abbastanza imbarazzante e un po' per tutti,
sia per chi è totalmente contrario all'omosessualità e la vede come un peccato mortale che andrebbe sanato, sia per chi ha il massimo rispetto e la massima apertura per l'essere umano, uomo, donna, che sia in tutte le sue condizioni e appunto in tutte le condizioni in cui si trova, che è quello che noi pensiamo sia il luogo dove ci incontra Gesù, là dove siamo, non dove dovremmo essere. C'è un terribile e forte imbarazzo perché non riusciamo a metterci d'accordo fondamentalmente, e questo crea molti conflitti. C'è chi vorrebbe mettersi d'accordo da entrambe le parti e vorrebbe trovare un modo per parlare anche di identità sessuale in un modo che sia fecondo, e abbiamo sentito le parole della madre Tosatti, che è stata nel circuito delle nostre chiese, è stata pastora delle nostre chiese, la chiesa valdese, per molti anni, e ovviamente con cui io condivido molto i punti di vista. Però, come vedete, appunto, ci sono questioni anche bibliche che potrebbero essere messe sul tavolo e risolte, ma che semplicemente non si riesce a fare. Io appartengo a una chiesa, la Chiesa Battista, che è una chiesa fondamentalmente congregazionalista, quindi ogni piccola comunità, per quanto piccola, decide per sé. E questo vuol dire che noi abbiamo la massima libertà, e avendo la massima libertà abbiamo la massima estensione di posizioni su qualunque tema, ma veramente qualunque tema. Figuratevi il tema dell'omosessualità o semplicemente delle scelte di genere. E io ho detto spesso, mi sono trovato spesso a dire, che questa cosa a volte sfocia addirittura in una forma di razzismo, perché per esempio quando io sono diventato pastore nessuno mi ha chiesto quale fosse la mia identità sessuale, quale fosse il mio orientamento. E visto che si chiede alle persone omosessuali, per esempio, no, di non esserlo, io mi sono chiesto, ma magari allora se sapessero che mi piacciono le more e non le bionde mi impedirebbero di fare il pastore? Oppure mi direbbero no, devi allargare i tuoi orizzonti, perché ovviamente non puoi escludere un fenotipo solo perché uno ha i capelli biondi, non deve essere esclusa dalle tue preferenze. E questa ovviamente è una battuta, ma fa capire quanto possono essere assurde a volte le posizioni e quanto possano essere larghe le posizioni. Nell'ambito battista ci sono la maggior parte delle comunità molto contrarie, purtroppo, mi tocca dirlo, alcune anche in Italia, ma ci sono anche comunità che si dicono, cosiddette, usiamo termini stranieri perché vengono da lì, comunità che si dicono welcoming and affirming, cioè accoglienti e che danno sostegno alle persone omosessuali, e io ho fatto parte, quando ero negli Stati Uniti, di una di queste comunità per un breve tempo. Perché questo? Perché esistono tante posizioni, e tante le posizioni intermedie sembrano ipocrite in realtà a volerle guardare. Molte chiese battiste non sono welcoming and affirming, ma così, a metà. Per cui un omosessuale può, una omosessuale, una persona trans, LGBT, può fare parte della comunità, essere membro accettato, ma non si deve far vedere troppo. Non può raggiungere posti di leadership, non gli viene permesso, perché è comunque un peccato grave. Dopodiché scopriamo che ci sono pastori o persone della leadership che rubano, che a volte uccidono, che sono state in carcere per qualunque motivo e che sono nella leadership, ma le persone LGBT no, perché non si può. Quindi identità sessuale e fede è una questione apertissima. Io potessi parlare di più, vi parlerei di questo, il ministero, perché è una questione che non è risolta e non se ne parla neanche più di tanto nelle nostre comunità. Ma per farvi capire che esistono mille posizioni, vi dirò semplicemente che il mio più grande rammarico è stato quando un membro della mia comunità, che aveva deciso di studiare teologia per fare il pastore, mi disse a un certo punto che avrebbe smesso di studiare, ora fa tutt'altro.
Questo me lo disse circa un anno dopo che aveva fatto coming out, che aveva detto a tutti della sua omosessualità. E sebbene lui neghi che questa sia la cosa fondamentale, nelle nostre discussioni è uscito sempre fuori che questo era un tema ricorrente. Che cosa si, quale sarà la vita di un pastore gay? Quali saranno le sfide? Quale sarà la lotta? Quale sarà il dolore? Quale sarà la sofferenza? Ecco, questo è il mio più grande rammarico, questo è quello che io non vorrei vedere, questo è quello che non vorrei che succedesse, che l'identità sessuale diventasse un ostacolo alla propria fede. Si può scegliere una chiesa piuttosto che un'altra, io sono per la libertà di scelta, sono evangelico, sono nato evangelico e credo lo rimarrò fino alla fine dei miei giorni, ma se non mi stesse bene quello che la mia chiesa fa, semplicemente uscirei e andrei a cercarne un'altra. Non è l'edificio in cui entro la domenica mattina che rende la mia fede tale, ma se la mia identità sessuale diventa un ostacolo alla mia fede, o la mia fede alla mia identità sessuale, allora questo è un problema che io vorrei nella mia vita vedere quantomeno affrontato, se non risolto. Grazie. Grazie e grazie davvero perché abbiamo la presenza della Chiesa Valdese. Vorrei sottolineare che non abbiamo la presenza di vertice della Chiesa Cristiana Cattolica Romana, non perché io e Antonio Cervino non li abbiamo voluti, anzi sono stati invitati anche in maniera formale, ma purtroppo il Vescovo non è in zona. Ho chiesto a più persone di venire o di mandare almeno un saluto, ma tengo pubblicamente a dire con grande dispiacere che questa cosa non è avvenuta. Invece abbiamo anche, a quanto pare, un'altra presenza della Chiesa Valdese, ovvero Natalie Plavan, diacona della Chiesa Valdese di Cerignola. Se vuole dare un saluto, però vi prego, brevissimi, se non ci stiamo nei tempi, però terrei davvero che facesse un saluto anche lei. Sarò assolutamente velocissima perché non me l'aspettavo, per cui non ho niente di preparato. Un saluto dalla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste in Italia, che a proposito del tema di oggi, la Chiesa Valdese ha aperto il pastorato sia al matrimonio e ai figli, quindi i pastori valdesi e metodisti possono sposarsi, avere dei figli se lo desiderano, sia il pastorato e il diaconato, nel mio caso, alle donne, sia alle persone omosessuali. Per cui un'apertura che non tiene conto, se non della fede, della vocazione, della chiamata al servizio. Questa è una decisione che è stata presa dalla Chiesa Valdese da numerosi decenni, non così tanti. L'apertura al pastorato anche delle donne già da più tempo. Cioè, chi sa di più? È inutile il mio intervento. Ma quello che volevo dire è che, come già diceva il pastore Dario Monaco, la Chiesa Valdese ha un'enorme apertura, ma questa apertura contempla anche chi la pensa in maniera diversa, sempre cercando di coniugare il dialogo, l'incontro, la discussione e non la presa di posizione stretta e chiusa, quindi una grande libertà di adesione e confronto. Io non mi dilungo di più perché ci sono molti interventi e sicuramente più preparati del mio, quindi preferisco fermarmi. Sono molto contenta di essere qui. Grazie. Grazie. Lascio la parola a Mario Bonfanti, sacerdote gay, ex prete della Chiesa Cattolica Romana. Farà un intervento invece, perché è molto breve. Mario, sei esponente della Metropolitan Community Church. Il tuo intervento sarà appunto basato su fede, diversità e inclusione. Sì, grazie.
Sì, appunto, già avevo partecipato al convegno a Taranto raccontando un po' delle mie vicende, della mia storia, quindi oggi invece passo un attimino oltre, nel senso che anche nel frattempo ci sono state delle evoluzioni e per esempio sabato scorso col mio gruppo abbiamo partecipato al Gay Pride a Milano rappresentando ufficialmente la Metropolitan Community Church. Adesso vi spiego molto brevemente, poi dopo Salvatore vi darà delle cartoline in cui ci sono anche delle indicazioni, c'è anche un sito su cui trovare altre informazioni. La Metropolitan Community Church nasce dall'esperienza personale di Troy Perry, che è il fondatore, è stata fondata nel 1968 e nasce dalla sua esperienza personale perché lui era un pastore della chiesa pentecostale, sposato con due figli, e quando ha fatto coming out è stato sbattuto fuori dalla sua chiesa. È andato in crisi, ha avuto un momento anche di forte depressione, poi anche grazie ad alcuni incontri fortuiti ha un po' pensato di riunire attorno a sé tutte quelle persone che venivano rifiutate dalle altre chiese. Tenete conto che in quegli anni in America l'omosessualità era un reato e loro hanno cominciato anche pubblicamente ad esporsi, finendo anche in carcere. Attualmente appunto la Metropolitan è guidata ed è condotta dalla moderatrice Nancy Wilson, una donna appunto, elder è il titolo che viene dato, vorrebbe dire anziani, tradotto in linguaggio cristiano cattolico, vescovo. Quindi lei sarebbe la responsabile mondiale, che ha tempo ovviamente, e quindi poi infatti l'anno prossimo c'è il cambio. Qual è la vision della Metropolitan Community Church? Prendo proprio dai documenti ufficiali. Siamo un movimento globale di persone spiritualmente e sessualmente differenti, che si sentono chiamate e spinte ad agire dall'amore continuo e perseverante di Dio. Seguendo l'esempio di Gesù e rafforzati dallo Spirito, ci sforziamo di costruire comunità ecclesiale all'avanguardia che rivendichino, proclamino, operino per la giustizia in questo mondo. E quindi come mission, innanzitutto loro dicono trasformare se stessi per trasformare il mondo. La MCC proclama e pratica una spiritualità ancorata al messaggio di liberazione di Gesù Cristo e si confronta con le istanze del nostro mondo. Siamo chiamati a sviluppare e sostenere leaders, comunità e attività che favoriscano la crescita spirituale, operino per la giustizia, agiscano con compassione e, questo è importantissimo, integrino sessualità e spiritualità. Ci sono quattro valori base, cardine, perché poi la Metropolitan Community Church ha preso anche delle posizioni a livello globale e quindi su alcuni temi ha preso delle scelte universali. I valori di base sono l'inclusione, la comunità, cioè l'essere in gruppo e camminare insieme come chiesa appunto, l'azione sociale o giustizia, uno dei motti nella MCC è parlare di meno e agire di più, e l'altro aspetto è la trasformazione spirituale. Poi cerchiamo di capire in che senso, infatti mi focalizzo soprattutto su inclusione e trasformazione sociale, spirituale, perché sono legati. Inclusione, passo in rassegna tre, molto velocemente, tre livelli, che sono la linguistica, la pragmatica e l'erotica, l'ho chiamata così. Spiego. A livello linguistico, già nel 1981 venne stilato un documento delle linee guida da diffondere in tutto il mondo, in tutte le comunità, a cui queste comunità si chiedeva si attenessero, e riguardava tre aspetti: le persone, Dio e Gesù Cristo. E si chiedevano queste cose. Rispetto alle persone, di cercare di essere il più inclusivi possibili e quindi di utilizzare parole che includessero tutti i generi. Quindi non solo ci fossero, ma neanche, per esempio, a volte si dice, no, fratelli e sorelle. La MCC dice non ci sono solo maschi e femmine, c'è anche di più. Occorre includere tutti. Evitare quindi anche i pronomi che fossero solamente orientati in un genere e anche quelle parole riguardanti, non so, ruoli, categorie,
pensate in inglese, non so, policeman, per dire, che è una parola che ha un termine maschile, loro hanno detto no, evitiamo tutte queste parole che hanno una caratterizzazione di un genere solo, cerchiamo di trovare delle parole neutre che includano tutti. Anche riguardo a Dio, perché la Bibbia non parla di Dio come padre e basta. Occorre ricordarci intanto che la Bibbia parla sempre riguardo a Dio per analogia. Analogia vuol dire che utilizza delle immagini, dei termini per cercare di aiutarci a capire qualcosa su Dio dicendoci ciò che Dio non è. Quindi quando dice che Dio è padre, vuol dire che Dio ha delle caratteristiche paterne, ma non è un padre. Tanto è vero che la Bibbia utilizza altre immagini come utero, come aquila e come gallina. Ma nessuno di noi chiama Dio gallina, la gallina cosmica. Però c'è anche tra le immagini. Abbiamo privilegiato a un certo punto Dio padre, ma non è corretto. Bisognerebbe chiamare Dio gallina. E quindi anche utilizzare delle parole riguardo Dio più neutre. Tenete conto anche il contesto linguistico inglese, God. God in americano è una parola neutra, per esempio, che è diverso appunto dall'italiano. Riguardo lo stesso Gesù Cristo, nel documento si legge: il fatto che Gesù fu maschio non significa che Dio scelse di incarnarsi con caratteristiche maschili. Dovremmo enfatizzare la piena umanità di Gesù più che il fatto che fu un uomo maschio. E questo anche per andare un po' al di là di una certa concezione per cui Dio è maschio, Gesù è maschio, gli apostoli erano maschi, quindi i preti sono solo maschi. No, e chi l'ha detto? E dove è scritto? Anche perché nelle prime comunità ci sono tanti appunto riferimenti, molto probabilmente c'erano anche le presbitere e c'erano anche le diacone. Poi dopo la storia è cambiata e quindi è un po' per dire piano a dire che Dio è solo maschio, che Gesù era solo maschio. Questo ha portato anche a delle scelte molto pratiche e concrete. Innanzitutto ad una piena e totale inclusività nel senso di accoglienza, cioè tutti sono accolti nella famiglia di Dio. Inizialmente ovviamente la Chiesa è nata per le persone che venivano rifiutate dagli altri, soprattutto persone LGBT, poi si sono aggiunte anche IQA. Poi dopo ci sono state anche delle prese di posizione della Chiesa rispetto anche al matrimonio egualitario. Già nel 1968 la Chiesa ha iniziato a celebrare dei riti, quindi un matrimonio religioso anche per persone dello stesso sesso, 68. Poi ci sono state anche delle prese di posizione nei riguardi delle persone infette da HIV, che nella Metropolitan Community Church possono anche diventare leader, possono diventare pastori, possono diventare anche moderatori universali, non c'è nessun problema, sono persone come gli altri. E non sono persone che hanno sbagliato, non sono persone che hanno peccato, non sono persone, sono persone uguali agli altri. Così anche nei confronti poi degli extracomunitari, dei non credenti, degli atei, quindi c'è un'apertura globale. C'è una cosa anche molto interessante, perché non è solo questione di cambiare il linguaggio o la pratica, ma è qualcosa di andare proprio nell'accoglienza globale delle persone. Faccio un esempio: una comunità del Connecticut a un certo punto cantavano un canto che diceva camminiamo tutti insieme nella giustizia verso il Signore. Ma a un certo punto c'è stato un problema, perché nella comunità c'era una persona con la sedia a rotelle. E si sono resi conto che non era corretto, questo linguaggio escludeva quella persona. E allora hanno deciso di cambiare le parole del canto. Perché è importante tener conto, non è che si dice, vabbè, ma noi lo accogliamo, c'è lo stesso tra di noi. No, anche le parole della Bibbia è importante cambiarle e adeguarle e renderle inclusive. Il mio gruppo, che si chiama Il Cerchio, per esempio, ci stiamo interrogando sulle persone sorde. Perché ci siamo resi conto, nel senso l'abbiamo saputo tramite una traduttrice LIS del linguaggio dei segni, che ci ha detto della sua esperienza di tirocinio, ci ha detto che per esempio in Italia nessuna chiesa in modo grosso fa qualcosa per i sordi tranne i testimoni di Geova. E le persone sorde non hanno accesso a nessun cammino spirituale se non quello.
e non è corretto, non è inclusivo e rispettoso anche di queste persone. E ci stiamo interrogando su cosa fare per dare possibilità anche a queste persone. Non solo, però, le persone, nel senso le diverse, possiamo dire, categorie di persone, ma anche ogni parte del nostro essere, dice la Metropolitan, è accolta alla mensa di Dio. Che vuol dire? C'è scritto così nei documenti. Siamo fatti di corpo e di spirito. Crediamo che la nostra sessualità è un dono santo di Dio e non poniamo più i nostri corpi fuori dall'esperienza con Dio. Siamo persone orgogliose di vivere nella comunione di corpo e di spirito. E questo ha portato l'altro aspetto dell'inclusione, che io ho chiamato erotica e cerco di spiegare. La Metropolitan Community Church si è resa conto che spesso all'interno dei cammini religiosi la sessualità viene messa a parte dalla spiritualità, o meglio, a volte è l'opposto: più sei spirituale, meno sesso fai, più sesso fai, meno sei spirituale. C'è una specie di equazione del genere. E allora si è chiesta: come possiamo invece mettere insieme la sessualità e la spiritualità? Occorre trasformare la spiritualità. Quindi occorre trasformare, creare una spiritualità che sia diversa rispetto a quella che abbiamo ereditato. Come fare? Innanzitutto, appunto, come prima che abbiamo sentito, con degli studi scientifici su dei temi come la fede, la Bibbia e l'omosessualità, cercando di smascherare certi preconcetti o pregiudizi che ci sono stati tramandati. E per esempio si è scoperto, perché questo è un'evidenza appunto degli studi biblici, che la Bibbia è piena di sessualità e che la Bibbia benedice la sessualità e che anzi uno dei primi comandamenti di Dio è andate e moltiplicatevi, e non ha chiesto di fare le tabelline, ha chiesto ovviamente di fare sesso, ed è una cosa che è radicale in tutta la Bibbia, tant'è vero che la tradizione ebraico-cristiana ha sempre considerato il Cantico dei Cantici uno dei libri più sacri della Bibbia, ed è un libro che non parla di Dio ma dell'amore tra due sposi. È stata allora anche inserita la teologia queer. Non so se conoscete la teologia queer, se sapete qualcosa di questa teologia. È una teologia che cerca di portare all'interno del discorso teologico ciò che è stato lasciato ai margini. Per esempio, la teologia queer dice, sì, nella teologia si parla tanto di corpo. Si parla del corpo di Cristo, si parla del corpo eucaristico, si parla del corpo dogmatico, ma è un corpo senza carne. È un corpo che non ha una sessualità, è un corpo astratto. Allora la cosa importante è riprendere anche la sessualità, riprendere le relazioni, le persone, la vita delle persone dentro nel discorso teologico e ricordarci che Dio stesso è queer, che Dio stesso non è identico ma è diverso da sé ed è altro da sé. Questa è una base fondamentale all'interno di tutto il cristianesimo. A questo punto addirittura questa chiesa ha detto: beh, anche il coming out è un sacramento. Fare coming out è come rinascere, è come appunto quasi un battesimo. Ed è stato appunto anche data enfasi a questo momento in cui una persona esce allo scoperto e dichiara liberamente se stessa. Vi leggo per esempio uno studio, e termino, uno studio che è stato approfondito riguardo appunto questo tema, in cui si è cercato per esempio di fare una ricerca, di fare della spiritualità a partire dalla sessualità di una persona gay, quindi non al di fuori, perché la spiritualità dice qualcosa della sessualità, ma dall'interno, quindi vivendo la propria sessualità gay, cosa posso dire io rispetto e alla spiritualità? E in quel testo ci sono scritte per esempio queste frasi: credo che il sesso sia una rivelazione che mi è giunta in un modo che potrei chiamare sacramentale, attraverso la materia, il corpo, la sensualità. Nell'abbraccio intreccio dei corpi io sento in modo profondo e tangibile e anche fragile, fugace,
qualcosa dell'amore divino. Parlare di sesso come rivelazione significa far riferimento alla conoscenza mediata di Dio, a quell'incontro con Dio che avviene in uno squarcio momentaneo e parziale quando incontro il mio amore. Ed è quello che io ho vissuto nella mia esperienza, nella mia vita, come dicevo già anche l'altra volta. Perché quando la vita mi ha portato ad incontrare una persona, innamorarmi di una persona e avere una relazione sessuale con una persona, si è sbloccato qualcosa dentro di me e io dico che in quel momento ho incontrato Dio. E io dico, quando appunto ne parlo, che il sesso mi ha salvato e non Dio. È stato lasciar fluire l'energia sessuale dentro di me. E questo ha liberato anche la mia spiritualità, che prima era molto giudicante, era molto schematica, era molto piena di pregiudizi, era molto rigida ed è diventato qualcosa di molto fluido. E quindi questa appunto è un po' la proposta della Metropolitan Community Church che io e con altre persone stiamo portando anche in Italia, poi sul volantino trovate, c'è una comunità a Firenze, una che sta nascendo appunto da me, per portare anche un pensiero diverso e anche per schierarci pubblicamente a favore di tutti e anche quindi di noi persone LGBTQA. Grazie. Grazie, Mario, è stato interessante, interessanti gli interventi. L'intervento ora di Elena Salomone, che ringrazio, che pur non conoscendomi personalmente ha accolto l'invito, è membro della commissione Fede e Omosessualità della Tavola Valdese, e il tuo intervento sarà dal titolo Il cammino verso le benedizioni. Grazie Elena. Grazie a voi per avermi invitato. È difficile parlare dopo l'amico Mario, ci tenterò. Dunque, io appartengo alla Chiesa Valdese. Cercate di immaginare una piccola repubblica che vive nella terra, una chiesa protestante che vive nella terra più cattolica del mondo da 7 secoli. Questo ve la dice lunga su quello che è il nostro carattere. Siamo riusciti a resistere in questa terra difendendo la nostra identità. Visto che qui si parla di identità, mi sembra giusto sottolinearlo. Perché una piccola repubblica? Perché è strutturata così, abbiamo un governo locale che si chiama Concistoro, abbiamo un Parlamento che è il Sinodo, con una specie di governo che è la Tavola Valdese ed un Presidente della Repubblica. Tutto si svolge in termini democratici. Io sono stata spesso deputata al Sinodo, sono stata eletta dalla mia congregazione, dalla mia comunità e sono andata a rappresentare la mia comunità, che è quella di Milano. Come diceva la pastora Valdese, le donne possono esercitare il pastorato dal 1963. Non è un aspetto secondario della Chiesa Valdese, perché la presenza delle donne ha modificato completamente quello che è lo sguardo all'interno della nostra comunità. Perché le donne hanno cominciato a fare teologia, la teologia femminista, oltre alla teologia queer, la teologia indecente. Cosa vuol dire teologia femminista? Non vuol dire semplicemente una teologia scritta da donne, per donne, che sarebbe una definizione piuttosto banale della teologia femminista. È uno sguardo diverso a quello che è una lettura diversa della Bibbia. La teologia femminista si è concentrata sulla morale patriarcale che informa la Bibbia e che ha portato spesso un discorso dell'identità fondato sulla definizione del nemico, dell'altro. Cioè io mi definisco quanto più definisco il mio nemico, l'altro, con caratteristiche che non sono mie. Quindi la donna, il gay, lo straniero sono coloro, sono i miei nemici che mi permettono paradossalmente di definirmi. Questa è la tipica morale patriarcale che la teologia femminista ha criticato. Ciò ha permesso di concentrare lo sguardo su altre minoranze all'interno della nostra Chiesa. Io non faccio fatica a dire che
se noi siamo arrivati alle benedizioni delle coppie omosessuali è stato grazie alle donne della mia chiesa, grazie al pastorato femminile, grazie agli studi della teologia femminista. Quindi le benedizioni delle coppie omosessuali che sono state, diciamo così, il punto di arrivo del riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali all'interno della nostra chiesa, sto parlando dell'anno 2010. Come siamo arrivati a questo cammino? Intanto voglio chiarirvi subito una cosa, perché molte volte si leggono articoli di giornali, ecco, la Chiesa Valdese ha riconosciuto i matrimoni gay. Noi non abbiamo matrimoni, per noi il matrimonio non è un sacramento, abbiamo solo due sacramenti, la Santa Cena e il Battesimo. Ci sono le benedizioni sia per le coppie eterosessuali sia per le coppie omosessuali. Bene, nel 2010, con una presa di posizione ufficiale e profetica, la Chiesa Valdese ha detto: benissimo, da oggi in poi per noi non c'è più differenza tra un patto d'amore tra coppie omosessuali o in una coppia eterosessuale. Come siamo arrivati a questo? Attraverso un cammino teologico, grazie anche appunto alla teologia femminista e queer. Le benedizioni, infatti, sono presenti all'interno della Bibbia. Molte volte, per esempio, Dio benedice Abramo, Dio benedice Giacobbe. Nel momento in cui Dio benedice Abramo, attribuisce ad Abramo anche un nuovo nome. Da Abram diventa Avraham, quasi che l'estensione di questo nome indichi e sottolinea la sua essenzialità, la sua essenza di padre di molte generazioni. Insomma, la benedizione è strettamente collegata al concetto di identità. Più l'uomo lotta o la donna lottano per avere la benedizione, più si identificano. C'è questa curiosissima storia all'interno della Bibbia in cui Giacobbe durante una notte lotta con un angelo, ma questa lotta dura fin quando Giacobbe dice: io non ti lascerò andare fin quando tu non mi benedirai. Quindi questa esigenza di benedizione, quando l'angelo concede la benedizione, anche qui Giacobbe cambia il suo nome. Non ti chiamerai più un determinato nome, ma ti chiamerai Israele. Quindi la richiesta di benedizione nella Bibbia è sempre intimamente connessa con una acquisizione della propria identità. Più l'uomo o la donna lottano per la propria identità e più Dio, allora, a sua volta si rivela. Dio rivelerà il suo nome a Mosè, Dio rivelerà il suo nome ad Abramo. Perché abbiamo sottolineato noi gay, noi lesbiche, abbiamo ad un certo punto sottolineato alla comunità valdese che questo era essenziale nel riconoscimento dei nostri diritti? Perché psicologicamente, qua ci sono tanti psicologi che ve lo spiegheranno meglio di me, l'identità è un'essenza che si costruisce non solo grazie al lavoro che io faccio su di me, ma grazie anche al riconoscimento che gli altri mi concedono. Autodefinirsi è anche, io mi definisco in relazione a quello che gli altri percepiscono di me, in base a quello che gli altri danno di me come definizione. Quindi il cammino dell'identità non è mai isolato dagli altri, non può essere un cammino che si svolge in totale solitudine. Il riconoscimento dell'amore di una coppia omosessuale ed eterosessuale è fondamentale, questo che noi abbiamo sottolineato alla nostra Chiesa. Non potete chiamarvi fuori da quello che è questo abuso spirituale che viene compiuto continuamente da moltissime chiese che ci invitano a nasconderci, che ci invitano a vivere segretamente e nascostamente quello che è il nostro orientamento sessuale. Non ci rifiutiamo di fare questo, perché vogliamo essere identificati. Noi abbiamo bisogno di questa benedizione per la nostra identità. Che cos'è la benedizione? La benedizione è una parola di grazia che la comunità concede,
non è neanche giusto dire concede, che la comunità pronuncia per benedire il progetto d'amore di due persone, e due persone a loro volta benedicono la comunità, perché si riconoscono, nella comunità una comunità di fratelli e sorelle che li accompagna nel proprio progetto d'amore. E allora, com'è possibile prescindere da questo? E com'è possibile che io mi possa costruire un'identità se la comunità non riconosce questo mio progetto d'amore? Ecco, io ricordo che è stato un momento fantastico quello del 2010. Mi si chiese allora, ma insomma, ma perché avete bisogno di queste benedette benedizioni? Ma non potete farne a meno, in fondo? Questi poi sono i discorsi delle persone che sono estremamente annoiate dalla vita di coppia, no? Ma le hanno provate tutte, il terzo divorzio, per cui ti vengono a fare questi discorsi. Cosa te ne frega a te di avere la benedizione? Allora io dico una cosa, è da secoli che noi gay, noi lesbiche cantiamo, lodiamo, benediciamo, dipingiamo, musichiamo l'amore eterosessuale. È arrivata l'ora che anche gli eterosessuali facciano la stessa cosa nei nostri confronti. Ho salutato Angela Blasi e l'associazione ETRA che ha contribuito anche alla serata, scusa. Ora passo la parola a Manuela Lopes, che è una referente Agape e darà proprio una sua testimonianza personale. Grazie. Grazie a voi per avermi invitato. In realtà io non sono una specialista psicologa, sono una persona. Diciamo che con tutto il valore che questo porta con sé, che ha vissuto un'esperienza particolare, un'esperienza di residenza ad Agape Centro Ecumenico. Adesso vi spiego che cos'è questo posto, però vorrei partire dall'ultima cosa che ha detto Elena, che mi ha coinvolto particolarmente, perché io sono eterosessuale e semplicemente sono... mi batto per questa cosa, cioè è quello che dice lei. E quando ho vissuto questa esperienza ad Agape, e che in questa pappa che mi ci sono trovata, è stata per me da, come dire, un'apertura che è parte di me, della mia personalità, del mio carattere, è stata un'esperienza che mi ha messo proprio in contatto con quella che è una realtà che conoscevo, sì, appunto, amici, amiche, però non avevo mai toccato effettivamente con mano, non avevo mai ascoltato bene. Allora, Agape che cos'è? Agape Centro Ecumenico è un centro della Chiesa Valdese, o quantomeno sono state consegnate le chiavi alla Chiesa Valdese di questo centro, che è stato costruito subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie al, come dire, l'intuizione, il sogno, la visione di Tullio Vinai, che era un pastore valdese. Questo centro è stato costruito, l'obiettivo di Tullio Vinai, che ha lavorato insieme a Leonardo Ricci, che è un architetto, era quello di costruire un centro che fosse appunto luogo di riconciliazione fra i popoli. Immaginate, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, la situazione che si era venuta a creare, anche di profondo conflitto, di profonde ferite, insomma. E lui ha sognato e ha progettato questo posto che potesse essere costruito da volontari, giovani, ma anche no, provenienti da tutto il mondo. Cioè, immaginate persone italiane, tedeschi, inglesi, americani che si sono rimboccate le maniche e si sono andate da fare per costruire pietra su pietra, perché è andata veramente così, questo centro. Questo centro si trova in Piemonte, lontano, molto lontano,
lontano dalla qualunque cosa. Per arrivarci bisogna arrivare al confine con la Francia, in provincia di Torino, a 1600 metri, non è così in alto però. E perché così lontano? C'è una ragione, Tullio Minai ci ha pensato, e poteva anche essere un posto costruito a Torino, voglio dire, a Roma, a Milano. Invece no, bisognava voler andare ad Agape, volerlo raggiungere, avere una motivazione forte per salire anche quella salita che è lì alla fine proprio, che ti fai insomma, una bella scarpinata. Perché? Perché arrivare ad Agape significa compiere un atto che non, non deve essere considerato semplicemente io entro in un bar. Ok, la struttura stessa di Agape porta con sé questo segno di apertura. Sembra quasi in contraddizione il fatto che sia stato costruito così lontano, e in realtà è un centro che si apre fin dalla sua nascita a chiunque abbia il desiderio di incontrare l'altra persona. È un luogo fondamentalmente di incontro tra le differenze, che sì, si chiama Agape Centro Ecumenico perché fondamentalmente nasce da una volontà di una persona valdese, ma in realtà acchiappa un range molto più vasto di persone, nel senso che chiunque ci può mettere piede e partecipare alle sue attività. Agape, perché Agape? La parola è una parola greca che vuol dire amore, ma non l'amore diciamo eros, non si riferisce all'eros, non si riferisce al figlio, ma si riferisce semplicemente all'amore universale, l'amore che è più grande e che comprende tutte le cose. Infatti una cosa interessante appunto della struttura di Agape è che ha una chiesa, Agape, ma in realtà è una chiesa che viene chiamata la chiesa all'aperto, non ha muri. L'unico muro che c'è, e a parte il matroneo che insomma serve per stendere le lenzuola in fondo, e in fondo è dove c'è scritto la frase in greco, che è la frase di Paolo, l'amore non verrà mai meno. La cosa interessante è che questa cosa sia scritta su un muro di pietre, fatto di pietre, e che non si legge, cioè da lontano non la si vede, bisogna avvicinarsi perché si confonde con la materia, si confonde con la pietra. Quella scritta è dello stesso colore delle pietre. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'amore è anche il servizio, la concretezza, il fatto che è accompagnato da dei gesti che siano concreti. Il servizio è una delle dimensioni attorno alle quali ruota diciamo uno dei pilastri della vita di Agape. Ora, che cosa c'entra tutto questo con... C'entra moltissimo! Perché fin dalla sua costruzione, all'interno della struttura stessa di Agape, i muri proprio la struttura fisica di Agape, richiama l'apertura nei confronti delle persone. Ci sono finestre enormi che in montagna con la neve, insomma, i tetti sono fatti al contrario, cioè essere a spioventi sono aperti verso l'alto, immaginate con, dicevamo prima, 2 metri di neve. E tutto in continuità, il salone centrale con... E le stanze sono piccole piccole, austere, perché tu devi avere voglia di scendere nel salone e stare condividere tutto con le altre persone. La differenza di genere è uno degli argomenti che Agape, essendo luogo di incontro fra le differenze e appunto luogo di incontro prima di tutto e di, come dire, rispecchiamento con quello che nel mondo e nell'attualità effettivamente non ritrova la voce necessaria o lo spazio necessario, Agape si mette in risonanza con tutto questo e per cui porta a sé. Nel 1974 si è svolto il primo campo donne. Che cos'è un campo? È semplicemente una terminologia che è rimasta dal campo di lavoro, perché Agape è stata costruita con il lavoro volontario delle persone.
che detta così sembra che ci sia stato uno sfruttamento. No, semplicemente queste persone hanno partecipato a questo progetto. Per cui Campo Donne, che poi è diventato un campo politico donne, per cui ha ospitato e non ha ospitato, attenzione, questa è la grande differenza, e Agape, che fa proprio ogni progetto, ha accolto e ha partecipato di quello che è stato il movimento femminista in Italia, per cui in qualche modo si è fatto luogo un laboratorio di idee, un laboratorio di discussione. Qui invece le parole sono tante, le parole, ma anche la possibilità di portare il proprio vissuto personale in quanto donne, e stiamo parlando del quanto donne e del campo donne, e emotivo e politico, perché poi è così, perché tutto si intreccia, non può essere soltanto qualcosa che riguarda me, è una cosa che, se riguarda me, riguarda tutte. Per cui questa è un'altra caratteristica dell'identità di Agape, e che la soggettività plurale, per cui portare la mia soggettività significa andare in risonanza, rispecchiarmi con quella di Mario o di quella di un'altra persona, per cui è presa in considerazione. E quello che ha fatto, il lavoro che Agape ha fatto, tra l'altro il primo campo donne che c'è stato è stato organizzato da un uomo, da Giorgio Gardioli, e sembra strano, però in quel momento storico in particolare Agape diventava il luogo in cui le donne potessero parlare liberamente, anche le donne credenti, anche le donne valdesi, in questo caso nonostante l'apertura che ci fosse, ma Agape dava la possibilità di diventare visibili. Io subisco una violenza, io vivo in questa situazione, io in questo momento posso raccontarlo e divento visibile, e quindi ho, come diceva giustamente Elena prima, un'identità, acquisto un'identità. Nel 1980, faccio una cosa veloce perché sarebbe da raccontare veramente tanto sulla storia di Agape, il primo campo gay. In realtà è partito come un percorso di un campo fede e omosessualità, e che poi si è evoluto. E parlavo con un membro della staff, perché si usa il linguaggio inclusivo, c'è un'attenzione molto forte, e giustamente Mario diceva prima, ci sono parole nuove anche da inventare, e Agape si fa laboratorio anche di questo. Però è partito tutto un discorso sul linguaggio inclusivo, per cui utilizzo anche in maniera, anche se faticoso, anche se quelle sbarrette che si mettono sono faticose, e anche se io parlo, devo sempre parlare alla doppia accezione, non fa niente, tanto parlare è faticoso uguale, che aggiungo una sbarretta in più non mi cambia nulla, o se dico una parola in più non mi cambia nulla. Chiaramente questo cambia le cose, perché le parole hanno una pregnanza e un significato e hanno un valore e trasformano e creano la realtà. Questo è anche parte della riflessione di Agape. Per cui fede omosessualità diventa campo gay, presa consapevolezza del fatto che l'omosessualità appunto è un dato di fatto, l'essere gay aggiunge il fatto che si è in armonia con questa, con la propria identità. Dal campo donne nel tempo è venuta fuori l'esigenza di staccare un pezzo e di creare il campo lesbico, che si tiene dal 2002, per cui aprendo chiaramente a riflessioni che sono partite dal campo politico donne già da diverso tempo, ha la possibilità di creare anche lì uno spazio protetto, quindi chiaramente si fa anche richiesta di separatismo, per cui avere un luogo
non totalmente scevro, perché poi durante le attività si ha questo spazio in cui poter dire tranquillamente e poter condividere con, ma poi ad Ape in realtà vive del lavoro appunto di tanta gente che vive lì come ho fatto io e che ci lavora e quindi che circola in questo posto liberamente, per cui è in realtà un posto in cui si crea la possibilità di guardare diversamente alle cose, di incontrare persone che magari non condividono la mia stessa esperienza, ma la loro esperienza è uguale alla mia, nel senso che ha lo stesso peso, ha lo stesso valore. Oggi le tematiche che vengono portate avanti sono tante, dalla genitorialità al discorso più legato al corpo. Chiaramente quello che, e questa è un po' la nota dolente, forse è l'anello debole o semplicemente si sta trasformando, noi non lo sappiamo. Il campo politico donne ha avuto un suo momento e si sta svuotando. Ci chiediamo perché, sono tante le ragioni, potremmo fare mille ipotesi. C'è una riflessione del campo gay che è molto forte, da 36 anni viene portata avanti e sempre di più, e con sempre più, appunto, con tutte le evoluzioni che nel frattempo vanno di pari passo all'interno della società. Campo lesbico alla stessa maniera, e la nota è strana ma anche no, questa è una domanda che pongo alle persone qui, a tutti noi e a tutte noi, campo politico donne, perché si sta svuotando? Perché questa mancanza, che cos'è che manca? È una domanda che io mi porto dentro, perché quando ho fatto la residenza ad Agape avevo la possibilità, lavoravo in ufficio, facevo le pulizie, facevo tante cose, e a un certo punto ho partecipato anche alle attività del campo donne ed ero così, perché ok, ci sono persone che vengono qui dal 74 probabilmente e poi mancano le persone, le donne della mia età o anche più giovani. Mi chiedo e chiedo come mai. Io ho alcune risposte, non risposte, ma forse delle idee ce le ho, però è una domanda che apro e la butto lì. E grazie. Marco Marchese, che fa parte del direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti e inoltre è responsabile dell'Osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità di Catanzaro. Marco stasera rompe un po' lo stereotipo e ci racconterà come tranquillamente in una famiglia vi può essere una persona credente e l'altra no, e rompere anche lo stereotipo che una relazione omosessuale ha breve durata, perché sei in una storia da più di 20 anni, così come quindi una relazione etero può essere breve o lunga, la stessa cosa vale per una relazione omosessuale. Grazie Marco. Grazie Antonella, grazie soprattutto dell'invito, grazie a tutti voi. Io intervengo appunto e rappresento l'Associazione Radicale Certi Diritti, che è un'associazione che tutela e che promuove i diritti della comunità LGBTI, ci sono anche tante altre lettere, comunque è utile ricordare a tutti l'acronimo lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex, eccetera. L'Associazione Radicale Certi Diritti nasce 8 anni fa, nasce in un momento in cui il dibattito politico, la piattaforma rivendicativa delle associazioni per l'ottenimento di maggiori diritti di riconoscimento in Italia, era un momento di dibattito a ribasso,
ci si approntava, diciamo, a discutere i famosi dico, l'Associazione Radicale lancia e contribuisce in modo determinante all'innalzamento di questa piattaforma con un'iniziativa di rivendicazione sul matrimonio civile e egualitario. Da 8 anni facciamo iniziativa politica in tal senso in Italia e andiamo avanti così. L'Associazione Radicale Certi Diritti a Catanzaro incontra il sindacato, questa unione, voglio dire, ha fatto nascere felicemente l'osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità, di cui porto la responsabilità, e con l'osservatorio abbiamo aperto un centro d'ascolto, non lo so, per dirlo in termini pratici, in questo momento stiamo seguendo un ragazzo tunisino che ha avuto un'esperienza terribile dal 2011 fino a 5-6 mesi fa, fino a quando ci ha incontrato, perché nessuno molto banalmente gli aveva spiegato quelli che erano i suoi diritti e come doveva compilare la domanda per ottenere la protezione internazionale. Il 21 di agosto lo portiamo davanti alla Commissione, siamo molto fiduciosi che otterrà la protezione internazionale, perché in Tunisia le persone omosessuali sono perseguitate e quindi in Italia e in Europa hanno diritto di asilo. Così come fungiamo da centro di ascolto, e giusto per restare nei termini pratici, abbiamo raccolto la storia di un 18enne di, tra virgolette, buona famiglia, dove mamma e papà, mattina, mezzogiorno e sera, siccome lui ha felicemente accolto e accettato la sua omosessualità, ha fatto coming out, però diciamo che i genitori non sono tanto d'accordo e dalle insulti e dalle male parole mattina, mezzogiorno e sera adesso si è passato anche a, diciamo, ad alzare le mani, e quindi stiamo cercando di adoperarci per trovare una soluzione per poter comporre questa situazione. Oppure abbiamo raccolto la storia, ecco, di un ragazzo delle Serre Vibonesi che per sua fortuna per lavoro si è trasferito a Milano, però l'anno scorso, trascorrendo un periodo in famiglia, avendo fatto l'anno prima coming out, la sorella ha pensato bene di denunciarlo ai carabinieri, cioè proprio andando in caserma, andando a denunciare ai carabinieri, andando a dire al maresciallo: sentite, io voglio denunciare mio fratello perché mio fratello è omosessuale ed è un pericolo per la nostra famiglia, per una ragione che adesso, per motivi proprio di decenza e di educazione, non ve lo dico, ma insomma potete immaginarci, era preoccupato, cioè il pericolo derivava a questa famiglia perché il fratello pensava che facesse uso di una parte anatomica in modo scorretto, insomma, che non andava bene. Chiaramente questa sorella si è liberata poi in tutta una serie di epiteti. Sapete come è finita la vicenda? È finito che il maresciallo e il carabiniere ha dovuto andare pietosamente da questo ragazzo a dirgli: guarda, ci sono tutti i presupposti per una querela, cosa può fare? E allora il fratello ha detto: beh, lasciamo stare, io me ne ritorno a Milano, torno al mio lavoro felicemente, lasciamo le cose così. Adesso, cioè, noi ne discutiamo anche in questo modo, sembra veramente paradossale, però questi qui sono dei drammi enormi, sono dei drammi veramente enormi in famiglia. E perché sono qua? Lo accennava Antonella, che quando ci siamo conosciuti, insomma, telefonicamente ha voluto invitarmi. Io sono qui perché sono una persona non credente sbattezzata, quindi apparentemente fuori tema, visto, diciamo, quello di cui si parla. Tengo a precisare una cosa, cioè io mi sono sbattezzato e sono stato battezzato, voglio dire, da una famiglia cattolica, mi sono sbattezzato ma senza l'idea di non fare dispetto assolutamente a nessuno, ma dopo anni veramente di riflessione profonda ho deciso di sbattezzarmi per una questione di coerenza nei confronti di me stesso e di rispetto nei confronti delle persone credenti. E questo, diciamo, tengo a precisarlo. Poi è stato un po' più difficile spiegarlo a mia mamma, la cattolica praticante. Lì, voglio dire, la cosa è stata un po', perché a primo acchito, voglio dire, l'idea era quello che lo sbattezzo fosse un rito pseudo satanico, qualche cosa in particolare. Cioè, mamma, no, una semplice raccomandata al parroco dove io chiedo di essere cancellato dalla lista dei battezzati, nasce e finisce lì, niente riti, niente, voglio dire, sacrifici o cose particolari, si tratta solo ed esclusivamente di questo, punto.
Allora poi abbiamo composto la questione, quindi in questo momento, poi voglio dire, cioè io, mia mamma, cioè abbiamo dialogato perché io mi rendo conto, per una madre cattolica praticante, battezzare un figlio è un momento importante della vita ed è anche un motivo di orgoglio. Quindi voglio dire, un figlio che dice alla propria madre io ho deciso di sbattezzarmi può risultare come, voglio dire, uno schiaffo pesante. Quindi c'è bisogno di tanto dialogo per evitare che poi nella famiglia si creino delle fratture veramente importanti, delle incomprensioni che poi possono portare ad ulteriori incomprensioni e quindi ad una rottura dei rapporti. Ecco, con il dialogo e con il rispetto reciproco siamo riusciti ad evitare questo. Io ho un compagno da quasi 20 anni, 16 anni per la precisione, e, che comunque, voglio dire, sono tanti anni. Questo sfata, diciamo, il mito che vuole la coppia omosessuale di breve durata. 16 anni, penso che, voglio dire, posso affermare, credo di poter affermare che la mia famiglia è una famiglia rodata, dove io sono non credente e sbattezzato, il mio compagno è cattolico praticante. Allora, in questa famiglia quali sono le dinamiche? Si litiga su questo? Cioè come si concilia questa dicotomia familiare? Che, voglio dire, può portare dei problemi. Mettetevi nei panni di una coppia che litiga. La mia famiglia, come penso in tutte le famiglie, si litiga ogni tanto, per cose assolutamente banali, cioè la maggior parte delle volte si litiga veramente per cose banali. Però quando si litiga possono nascere quegli impeti, quelle stizze, quei dispetti, quelle cose che si dicono e magari nemmeno si pensano, che possono offendere e far male. Beh, in 16 anni non è mai accaduto, ad esempio, nella mia famiglia, che il fatto che io non sono credente o Riccardo, il mio compagno, è credente e praticante, non è mai accaduto che ci siamo insultati a vicenda sulla base del credo religioso. Penso che questo sia una cosa importante. Poi, come si vive questa dicotomia? Questa dicotomia si vive nel rispetto reciproco, e appunto il rispetto è prima di tutto il rispetto degli spazi. Non mi ha fatto mai pesare i suoi spazi di pratica religiosa, dove magari in modo stupido il tuo compagno può rivendicare, voglio dire, tu sempre in chiesa, partecipi a quello, vai a fare il pellegrinaggio, io non ci vengo perché non ci capito, togli dal tempo, insomma tutte queste cose qua. Cioè il rispetto significa questo, significa rispettare i propri spazi, così come sul mio versante vengono rispettati i miei spazi quando io partecipo a tutte quelle cose anticlericali, tutte quelle robe da mangiapreti, voglio dire, che dicono gli altri così. E questo non è, diciamo, una ragione di litigio, ma è un fatto proprio di assoluto rispetto e di non denigrazione di quello che si è, di rispetto, di comprensione e di dialogo. Io voglio spendere due parole sull'omofobia. E mi sforzo di fare questo ragionamento in tutte le occasioni possibili e immaginabili, anche perché vorrei che passasse un principio, e non è, diciamo, il Marco Marchese, che è l'ultimo venuto di quelli che parla in pubblico, a portare a un concetto, no? L'ho mutuato, vi citerò anche un po' le fonti, perché vedete, il termine omofobia e le parole pesano come macini. Il lessico è molto importante, essere chiari anche nel lessico è molto importante. La parola omofobia è profondamente inadeguata, nella misura in cui non si comprende che l'omofobia affonda una radice in un concetto che è molto diverso, cioè non è che è molto diverso, un concetto di cui fa parte, affonda mano e piedi l'omofobia in quel brodo di cultura che si chiama razzismo. Parola grossa, molti al primo acchito dicono: beh, razzismo, ma cosa c'entra con la razza, cosa c'entra con il colore della pelle, sono due cose diverse. Guardate bene, questo concetto qui è ribadito nel dizionario, vi cito la casa editrice, Lutet, che penso che in ambito accademico non ha
voglio dire, bisogno di tante presentazioni, e il dizionario dell'opera Diritti Umani, per cui qualche cosa di specifico, il comitato scientifico che ha creato quest'opera, appunto negli ultimi anni ha allargato questo concetto, perché che cosa definiamo oggi per razzismo? Soltanto le discriminazioni che si basano sull'appartenenza ad un gruppo etnico oppure sulla base del colore della pelle? No. Il razzismo c'entrano anche tutte le discriminazioni che si basano su una caratteristica umana. E l'omosessualità che cos'è se non una caratteristica umana, come può essere il colore della pelle, piuttosto che un'altra caratteristica variabile proprio della persona umana? Io vorrei che passasse questo principio, perché poi vedete, in più sapete, soprattutto quelle associazioni di cattolici militanti, poi dopo quando glielo dici si offendono, reagiscono anche in modo abbastanza violento. Per capirci, sono quelle associazioni, faccio una premessa, io sono pronto a difendere il diritto di parola del peggiore dei razzisti, va bene? Però nessuno mi può togliere il diritto di critica. E io ritengo che, due sabati fa, la manifestazione di Roma, il cosiddetto Family Day che si è celebrato due sabati fa a Roma, cioè, io sono pronto a difendere il loro diritto di manifestare, ma nessuno mi può togliere il diritto di critica e dire che è stato il festival vero e proprio dell'omofobia. Con un aggravante, sono veramente pochissimi paesi dove si sono visti gruppi organizzati di cittadini che manifestano contro i diritti di altri cittadini. Perché poi ho una domanda fondamentale di base, no? Cioè loro, cattolici militanti in questo gruppo di associazioni, difendono quella che è la famiglia tradizionale. Bene, supponiamo che domani mattina, sapete, c'è il testo Girinal, il Senato, sarà una storia lunga, ne parleremo tantissimo, per tantissimo tempo ancora, no? Perché noi abbiamo visto Dico, Cus, Di Dorè, ora c'è il disegno di legge Cirinà, sarà una storia lunga, non si sa come sarà approvato, ma supponiamo che domani fosse approvato il matrimonio civile e egualitario in Italia. Ma scusate, ma mi sapete spiegare una sola cosa che toglierebbe alla famiglia tradizionale eteroaffettiva? Perché io non ci arrivo. Poi su questo, vedete, quando si parlava di Dico, io voglio raccontare un fatto veramente in 30 secondi. Il mio compagno, allora io mi occupo, cioè lavoro per una compagnia assicurativa, il mio compagno è il direttore di un ufficio postale. Adesso vi dico, quando Rosy Bindi con l'onorevole Pollastrini si chiusero in una stanza a mediare, dice, noi dobbiamo uscire di qua con una proposta. Dice, vabbè, in questa stanza uscirono con la proposta. Il problema stava come celebrare il matrimonio civile, quindi, perché il problema è sempre stata la rilevanza pubblica, il discorso che faceva lei, il riconoscimento pubblico dell'uomo affettività. Allora si sono inventati una cosa. Si sono inventati che per sposarsi, diciamo, per fare le persone che ambivano a diventare coniugi, in tal senso, si dovevano mandare vicendevolmente una raccomandata. Ma no, insomma, mettetevi nei panni un po' di Riccardo che fa il direttore dell'ufficio postale. Immaginate a lui che, voglio dire, si mette lì e fa la raccomandata, a me se la pittura pure, oggi mi sposo, voglio dire, fare il celebrante del suo matrimonio. Cioè, è una cosa che non si può proprio sentire, insomma, da questo punto di vista. Vedete, ve ne racconto un'altra e vado alla fine. Sempre sulle associazioni cattolici militanti. Io ho un simpatico, sono calabrese, avrete capito, e ho un conterraneo che anche, voglio dire, ha una posizione di rilievo in Italia, lo dico seriamente, è il vicepresidente dell'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, il quale ha fatto una crociata, sta facendo da tanti anni una crociata personale contro i diritti delle persone omosessuali, omoaffettive, contro tutto quello che può allargare, voglio dire, i diritti in tal senso. Mi trovo a Faula, in provincia di Cosenza, e accade che lui presenta ad un uditorio di un centinaio di persone qualcosa come 150 slide, 3 ore e mezzo, cioè volete una sala mortificata, però questo qui fa parte, voglio dire, del proprio stile personale, per carità.
Io ho fatto l'analisi di quell'incontro e ne ho tratto proprio il succo, le gocce. Allora, le gocce sono: fate attenzione, cari signori, perché attraverso la propaganda e questa teoria del gender che si sono inventati di sana pianta, su che cosa si basa tutta questa teoria? Il tutto si basa sul maligno, che nell'eterna lotta fra bene e male vuole distruggere il creato. Ora, il maligno che cosa si è inventato per distruggere il creato? Si è inventato proprio una delle cose che mai nessuno poteva arrivare ad immaginarsi. Si è inventato il maligno che bisogna distruggere il creato, quindi l'umanità, attraverso l'omosessualizzazione della società. Cioè tutti devono diventare gay, in modo che non procrea più nessuno, ignoranti. I gay sono gay e lesbiche sono capacissimi di procreare, basta che gliene si dia la possibilità, va bene? Però questo lo mettiamo da parte. Cioè, il ragionamento del vicepresidente dei giuristi cattolici italiani è, vedete, dietro c'è il demonio. La società verrà distrutta attraverso l'omosessualizzazione della società, e fate attenzione, perché già sono stati compromessi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutte le giurisdizioni, voglio dire, internazionali, compreso l'Unione Europea, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, varie corti costituzionali, gli ordini dei psicologi, cioè non se ne salva nessuno, ce lo dico, ordini dei psicologi, proprio piacere, non se ne salva nessuno. Allora, ad un certo punto, qui vi racconto l'aneddoto, veramente alle conclusioni, sono intervenuto e ho protestato, ero proprio schizzito, ero arrabbiato, l'ho dovuto proprio dire Giancarlo, ma nemmeno Paperino, voglio dire, riesce a assorbirsi questa cosa qua. E poi però ho commesso un errore, e qui devo fare ammenda, proprio in un momento di stizza, chiudendo l'intervento, ho preso il microfono così come ce l'ho in mano, voglio dire, ho sbagliato effettivamente, e l'ho sbattuto pesantemente sul tavolo, proprio facendo il gesto con un rumore fragoroso. Lì l'intervento, cioè l'incontro, si è chiuso, e chiaramente la gente è rimasta un po' sgomenta da questo gesto, di cui, voglio dire, poi mi sono pentito. Però accade un fatto: si formano, come a ogni fine convegno, dei capannelli, mi si avvicina un signore un po' più basso di me, anziano, 91 anni, perché me l'ha detto, io ho 41 anni, sono pensato in questo modo, e questo signore ha detto: guarda, io sono il presidente emerito di questo circolo, perché questo incontro a Paola non si tenne in un posto qualsiasi, si tenne in un circolo delle Acli, si tenne in un circolo delle Acli. Questo signore si presenta e dice: io sono il presidente emerito di questo circolo e ho diretto questo circolo per 20 anni, e ho 91 anni. Marco, hai sbagliato. Io ero pronto a cospargermi il capo di cenere per dire: è capitato, c'è un momento di stizza, più che scusarmi, ormai il danno è fatto, ho sbattuto il microfono, un atto di scortesia, voglio dire, proverò, ero già pronto, voglio dire, a tutte queste scuse. Mi tira verso di lui e nell'orecchio mi dice: Marco, ve lo dico in calabrese, ma si capirà, un microfono ce l'avevi a fregare a capo. Dico 10 secondi. Allora, in Italia abbiamo bisogno di più laicità dello Stato. Io vorrei che si capisse il concetto, ma il concetto è semplice e banale. Lo Stato ha il dovere di tutelare tutti i cittadini, che siano una maggioranza, una larga maggioranza, una minoranza, un'esigua minoranza, anche una sola persona, tenendo conto di un principio, parlando di quello che ci riguarda, che la società è composita, la società è molto articolata, e nella società ci sono credenti, ci sono diversamente credenti, ci sono non credenti, tutti vanno tutelati, in un concetto che vorrei che passasse proprio con la base, che non si parlasse più di diversità, perché io sono diventato una persona felice, quando ho cambiato il paradigma, e tutto quello che io sento etichettare come diverso, per me non è diverso, ma fa parte semplicemente della varietà umana. Vi ringrazio. Grazie.
Grazie Marco per questo intervento molto interessante. Vorrei ricordare che in Italia, oltre ai giuristi per la vita che dicono un po' di fregnacce, abbiamo anche, al contrario, la rete Lanford, che per i diritti delle persone LGBT, e ringrazio perché è qui presente uno dei cofondatori, Antonio Rapelli. Passo la parola ora ad Alessandro Torino, che è psicologo, docente di psicologia clinica dell'Università di Bari Aldo Moro e fa parte del comitato scientifico di Nudi, e relazionerà sulle teorie riparative tra pseudoscienza e ideologia gender. Grazie, scusa ma io mi alzo perché quando faccio gli interventi devo sempre stare in piedi, quindi insomma. Vabbè, intanto sì. Buonasera a tutti e a tutti, sono veramente molto contento, e questa non è la frase, diciamo, che si dice sempre in apertura, ma perché io credo veramente nell'importanza, diciamo, no, della rilevanza emancipatoria un po' di questi incontri, di questi convegni. E quando parlo di rilevanza emancipatoria parlo proprio, diciamo, della trasformazione che questo tipo di incontri, di condivisione di esperienza che questa sera stiamo facendo ci dà, ossia proprio la possibilità di confrontarci su quelle che sono le testimonianze, le esperienze, no? I percorsi sostenibili, per cui veramente la cosa interessante di questo titolo era, no? Noi abbiamo detto quali percorsi sostenibili col punto interrogativo, invece poi abbiamo visto che percorsi sostenibili ci sono una realtà che andrebbero valorizzate, ed è bellissimo il fatto che oggi ne possiamo parlare, perché l'elemento proprio, diciamo, della conoscenza e della condivisione credo che sia un aspetto imprescindibile dell'evoluzione umana, della trasformazione sociale e culturale, della trasformazione di ognuno di noi. E la cosa anche ancora più interessante, diciamo, è che noi veramente ci stiamo confrontando su due costrutti importantissimi, quello, diciamo, dell'identità sessuale, diciamo, e della fede. E devo dire che l'intervento appunto di Elena credo che abbia sollecitato moltissimo proprio, diciamo, sulla definizione di identità. Infatti, siccome molte delle cose che avrei voluto dire sono state in parte già dette, allora lo ristrutturerò, diciamo, un po' in itinere questo mio intervento. E la cosa che mi viene subito da dire, proprio in continuità con quello che abbiamo sentito finora, è che veramente nel momento in cui noi parliamo di un'identità sessualmente strutturata, sessualmente connotata, ci dobbiamo effettivamente, diciamo, riferire un po' al nucleo fondativo e strutturante dell'identità, che è quello di cui ci ha parlato Elena prima, ossia la possibilità di poter essere riconosciuti, di essere in questo sguardo approvante, in questo sguardo accogliente, in questo sguardo che ci definisce, in questo senso, diciamo, del confine entro cui veramente noi costruiamo e strutturiamo, diciamo, il nostro essere nel mondo, il nostro modo di stare al mondo e il nostro mondo interno. Ma credo che l'identità, no, diciamo, su cui ci dobbiamo veramente interrogare è proprio, diciamo, ecco, quel processo che ha a che fare con i processi sociali e culturali, perché questo sguardo non è lo sguardo genericamente inteso, ma anche tutto quanto il sistema, diciamo, delle pratiche sociali e culturali che strutturano e costituiscono, diciamo, la nostra identità socialmente costituita. E da questo punto di vista mi veniva un po' in mente, in relazione a quello che diceva Elena, quanto sia importante riflettere su quelli che sono i paradigmi che noi dovremmo utilizzare per poter parlare di un'identità sessualmente connotata dal punto di vista sociale e culturale. E mi viene in mente un po' tutto quello che diceva Judith Butler, ad esempio, sulla capacità performativa del discorso sociale, ossia che cos'è la capacità performativa? La capacità del linguaggio, del discorso di performare, ossia di dare statuto di realtà a ciò che viene nominato. Ecco perché è importantissimo, ma proprio, diciamo, ridefinire il linguaggio, perché il linguaggio ci dà la possibilità veramente di creare nuove realtà e di rompere, diciamo, quella cultura della abiezione, ossia quella cultura che ci dice che esiste un confine netto tra ciò che è lecito e ciò che è illecito, ciò che può essere incluso e ciò che può essere escluso. E la cosa interessante è che quando noi parliamo di capacità performativa stiamo parlando di quelle che sono le pratiche, diciamo, si dice un termine un po' complesso, si dice le pratiche di citazione reiterata, no? Ad esempio, io vi dichiaro marito e moglie, io ti battezzo, cioè tutte queste strutture, diciamo, linguistiche in realtà sono degli elementi che ci fanno capire come il linguaggio in realtà vada a definire, a reificare, a ridefinire continuamente delle strutture di potere. Allora, parlare, diciamo, di inclusione, parlare, diciamo, della sostenibilità, diciamo, di percorsi in questo senso, vuol dire proprio riuscire a modificare non solo un linguaggio, ma riuscire a modificare le strutture che definiscono le dimensioni latenti del linguaggio stesso, ossia riuscire veramente a creare l'inclusione non soltanto ovviamente in chi poi è oggetto di tale inclusione stessa, per cui certo se io vengo benedetto mi sento incluso all'interno, come dire, di un contesto
come dire, accogliente, ma nello stesso tempo riuscire proprio a modificare le strutture mentali che possono modificare completamente quelli che sono i nostri schemi di rappresentazione della realtà, i modelli culturali che noi utilizziamo per poterci definire nella relazione con l'altro. E credo che questo sia un discorso importantissimo nel momento in cui noi lo trasliamo proprio rispetto, diciamo, a questa dimensione dell'omosessualità e della fede. Perché dico questo? Perché mi capita molto spesso nei dibattiti pubblici, ma anche nelle formazioni che io faccio nelle scuole con i ragazzi, di, come dire, di arrivare a un punto in cui sembra che omosessualità e fede siano assolutamente degli ossimori. Cioè non si può assolutamente parlare. C'è sempre quello che sbuca e che dice sì, ma tanto in Italia c'è la Chiesa, ma tanto... Però il discorso è veramente che la grande sfida, diciamo, che noi abbiamo oggi è quello veramente di andare a decostruire sulla base di quello che era il paradigma di cui vi parlavo prima, quelle che sono le strutture di rappresentazione, diciamo, della nostra realtà. E se noi andiamo a modificare questo, veramente io credo che riusciremmo a liberarci di quelle che sono le dottrine o di una dimensione di fede che non è la fede come spiritualità verso cui dovremmo tendere, ma quella fede che è un fideismo, per cui, diciamo, questa adesione, come dire, assolutamente acritica a quello che dice la dottrina vaticana, a quello che dicono le associazioni, diciamo, transiste. E per fare questo, e quindi, o meglio, qual è l'esito poi, diciamo, della decostruzione di questa adesione? Non è il caos, a mio avviso, diciamo, morale o la perdita di punti di riferimento, ma eventualmente sarebbe l'adesione molto più profonda a quello che è, e lo dico anche io, come dire, assolutamente da non credente, ma forse credo che sia veramente quello il potere liberatorio e rivoluzionario, diciamo, del messaggio evangelico, per cui forse è quello il vero punto di tendenza. Liberarsi, come dire, di tutti gli indottrinamenti vuol dire accedere alle matrici profonde, come dire, dell'essere che è fortemente, come dire, presente all'interno, diciamo, della dimensione evangelica. Allora, oggi di che cosa vi parlerò? Come dire, purtroppo in un tempo limitatissimo, proprio, diciamo, della teoria gender, no? Diciamo, qui abbiamo fatto un po' tutti riferimento delle teorie liberative. Ed è un compito assolutamente arduo, perché io sento di essere esposto ad un compito assolutamente paradossale. Perché come faccio a definire qualcosa che non esiste? No? Quindi devo tirarmi fuori dal cappello tutta una serie, come dire, di agganci o di ancoraggi concettuali che mi mettono nelle condizioni di potervi spiegare che cos'è l'ideologia gender. E in realtà, come dire, quello che, come dire, su cui, come dire, mi sono un po' molto fermato e quello che poi mi hanno anche chiesto è ovviamente quello di non, come dire, aderire, diciamo, ad una dimensione militante ideologica, per quanto io anche nella mia docenza o comunque, diciamo, nel mio essere rivendico con quella dimensione militante e politica, ma vorrei darvi degli elementi, come dire, per decostruire assieme, no, diciamo, la, come dire, l'assurdità, la fallacia, l'inconsistenza, diciamo, di questo tipo di teorie. E da un certo punto di vista, perché veramente credo che su questo si sta consumando proprio che cosa? Una reiterazione continua di che cosa? Di processi di omofobia istituzionalizzata molto gravi, processi di omofobia istituzionalizzata che poi hanno un profondo riflesso sui processi di omofobia interiorizzata delle persone. Allora l'idea qual è? È veramente, noi dobbiamo riuscire a decostruire l'ideologia gender, perché? Perché fondamentalmente questo termine, dove è nato, diciamo, se dovessimo dargli, diciamo, un po' una sorta di dignità scientifica? È nato, diciamo, come dire, una sorta di reazione oltranzista cattolica, non, come dire, a quelli che erano poi i movimenti omosessuali, ma fondamentalmente a due eventi importantissimi che sono stati organizzati a livello mondiale. Uno è la Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo, che si è tenuta nel 1994 nel Cairo, e l'altra è la Conferenza Mondiale sulle Donne, che si è tenuta a Pechino, diciamo, nel 2005, con tutta una serie, diciamo, di precedenti che ci sono stati nel 95, nel 2000, infatti dal 2000 al 2000 più 5, Pechino più 5, quindi la programmazione, diciamo, del 2005. In estrema sintesi, perché nel tempo, che cosa fondamentalmente emergeva, diciamo, da questi due importantissimi eventi? Emergeva appunto l'importanza di che cosa? Del gender mainstreaming e quindi, diciamo, di attribuire una grande rilevanza al costrutto di genere, attenzione, non all'ideologia di genere. E adesso vediamo che cos'è il genere, perché fondamentalmente il genere non è l'invenzione che loro dicono si sta verificando adesso, giusto per reiterare la dittatura omosessualista, su questo vorrei tornare un attimo dopo.
Ma fondamentalmente la categoria di genere nasce, come dire, all'interno di un filone di studi che appunto dei Women and Gender Studies, quindi soprattutto, come dire, sia diciamo in ambito francese, in ambito statunitense, per cui diciamo no, all'interno, come dire, dello strutturalismo francese che incontra successivamente un po' tutta la filosofia femminista, coloniale, postcoloniale, eccetera, eccetera, per andare a definire che cosa in realtà? Andare a dire che ci serve una dimensione che ci consenta, una categoria analitica che ci consenta di poter guardare alla realtà, di poter guardare ai processi sociali, andando a slatentizzare che cosa? Quei processi di reiterazione della discriminazione nei confronti, diciamo, delle donne. Che poi successivamente, quando all'interno di un Women and Gender Studies entrano anche, diciamo, si diffondono i queer studies, diventa anche un po' una categoria più ampia, più bella, ossia la discriminazione nei confronti dei gruppi definiti, diciamo, minoranze. Cosa fa allora il genere? Il genere ci dice ovviamente che noi dobbiamo andare a vedere la realtà cercando fondamentalmente di andare a smascherare che cosa? Quel salto mortale del pensiero che c'è nel momento in cui noi diciamo che il determinismo biologico deve essere che cosa? Il criterio unico fondativo della nostra realtà. Ossia, certo, una cosa su cui veramente dobbiamo fare chiarezza è che gli oppositori di una presunta ideologia genere, che cosa dicono? Dicono che fondamentalmente anche noi che questa sera staremo facendo, diciamo, staremo concorrendo un po' a questa ideologia, neghiamo che esistano le differenze, diciamo, tra le persone dal punto di vista maschile e femminile. Niente di più falso. Cioè non c'è nessuna teorica, come dire, femminista, ma anche queer, che affermi questo, perché sarebbe ovviamente, come dire, un punto di perdita e partenza. Nessuno potrebbe dire che noi adesso siamo all'interno, come dire, di una dimensione delirante in cui la nostra identità sessualmente connotata non esiste più. Quello che fondamentalmente si dice è che, guardate bene, esistono le differenze sessuali, esiste il maschile e il femminile ed esiste anche poi, diciamo, la dimensione transessuale, ma quello che importa è fondamentalmente fare attenzione a comprendere che la definizione del maschile e del femminile passa attraverso tutta una serie di pratiche discorsive che definiscono il maschile e il femminile stesso. Ossia, maschile e femminile non si possono definire se non all'interno di tutta una serie di pratiche discorsive, sociali, culturali, istituzionali che dicono ciò che è maschile e ciò che è femminile. Quindi quello che noi non dobbiamo fare è assolutamente, come dire, utilizzare la differenza biologica, il determinismo, come dire, biologico, senza contare fondamentalmente invece che non dobbiamo assolutamente, come dire, disconoscere quelle pratiche di attribuzione, di significato che noi diamo al maschile e al femminile. Per cui fondamentalmente, come dire, l'elemento imprescindibile qual è? È che la differenza esiste, ma dobbiamo andare a lavorare su tutti quei processi sociali, culturali, ideologici e politici che trasformano le differenze all'interno di dinamiche di potere. Per cui mi dicono, certo, tu sei, come dire, omosessuale, per cui all'interno di un criterio in cui l'omosessualità è inserita in un codice di esclusione, tu non puoi essere accolto all'interno, diciamo, del sistema sociale e culturale, o non puoi essere assolutamente riconosciuto. Per cui quello che fondamentalmente, come dire, questa categoria emersiva, diciamo, che quella del genere poi determina, è fondamentalmente uno sguardo sulla realtà che tenta, e poi soprattutto questo quando entrano i queer studies, tenta fondamentalmente di andare a lavorare su una dimensione di valorizzazione, come dire, delle differenze. Intende proprio, diciamo, integrare, diciamo, le differenze, intende dare uno sguardo importante su ciò che è differente, ma all'interno comunque di un criterio, di uno spettro, meglio, di variabilità possibile in cui ognuno ha un proprio statuto di legittimità e un proprio statuto di esistenza. Per cui il genere ci aiuta fondamentalmente a smascherare, a slatentizzare quelli che sono i processi politici che vanno a definire invece tutte le norme di esclusione e di discriminazione. I teorici dell'ideologia gender che cosa dicono? Dicono che oggi c'è in atto proprio un complotto omosessualista o una dittatura omosessualista gestita da potenti lobby gay che vogliono fondamentalmente fare che cosa? Smantellare l'ordine sociale. Chiedo soltanto 2 secondi perché a un certo punto, mentre preparavo un po' questo intervento, ho letto questo. Dice, i loro metodi preferiti sono la diffusione di idee liberali, il sovvertimento della morale, la promozione della libertà di educazione e di stampa, la contestazione dell'autorità tradizionale e dei valori cristiani e patriottici.
Il controllo delle masse tramite i media e la finanza è il mezzo con cui il tradizionale ordine sociale verrà sovvertito. Questo, guardate bene, non è quello che dicono però gli ideologi del gender, non è quello che dice Anatrella, Bagnasco e anche Benedetto XVI. Sapete che cos'è questo? È il riferimento ad un documento dei protocolli dei Sacri di Sion. Voi conoscete, diciamo, non so se avete presente che cosa mi sto riferendo. È fondamentalmente che cosa? È la prima grande dimostrazione di un falso documentale, di una letteratura, diciamo, complottista, che cosa ci diceva? Doveva andare a legittimare fondamentalmente tutto l'odio antisemita, per cui si diceva che i savi avevano, gli anziani, diciamo, di Sion, avevano fondamentalmente, come dire, elaborato un protocollo che doveva un po' servire, diciamo, per tirare indottrinamento, diciamo, delle giovani generazioni proprio per sovvertire l'ordine morale, sociale e culturale. Quindi, nei primi anni, diciamo, del Novecento, quindi in Russia abbiamo, diciamo, i protocolli di servizio, oggi abbiamo fondamentalmente, diciamo, l'ideologia gender. Allora, l'idea fondamentalmente qual è? Sto col tempo? L'idea allora qual è? È che fondamentalmente, quindi, nel momento in cui noi, diciamo, dobbiamo allora comprendere come andare a smantellare, diciamo, queste, ecco, un utilizzo ideologico, diciamo, del gender, dobbiamo fare riferimento, come si diceva prima, a dei criteri, diciamo, di conoscenza, all'importanza, come dire, dei termini. Attraverso il costrutto di genere noi fondamentalmente oggi possiamo abbracciare una cultura delle differenze che ci dice che nel momento in cui possiamo parlare di identità di genere dobbiamo parlare di un costrutto plurale e complesso. Esiste il maschile, il femminile, esiste anche, diciamo, la dimensione trans, o esiste tutto uno spettro di variabilità, diciamo, possibili, in cui ognuno può trovare il suo posizionamento, quello che meglio risponde al proprio, diciamo, senso interno, quel criterio di autenticità, diciamo, che contraddistingue il suo essere. Così come quando parliamo, diciamo, di orientamento sessuale, non dobbiamo assolutamente fare confusione, perché quello che fanno, diciamo, gli ideologi del gender e poi, diciamo, insieme, diciamo, ai terapeuti riparativi, di cui non parlerò perché magari poi lascerò la parola a Paolo su questo, è fondamentalmente quello di confondere potentemente l'identità di genere e l'orientamento sessuale. Ma anche su questo dobbiamo fare grande chiarezza. Sono due costrutti autonomi ed indipendenti che non hanno nulla a che vedere. Parlare ad esempio di teorie sul riorientamento all'eterosessualità che prevedono ad esempio che cosa? Di andare a sanare un difetto di mascolinità o un difetto di femminilità è un'aberrazione, non soltanto perché appunto è assurdo come principio in sé, ma anche perché, come dire, è anche infondato dal punto di vista dei costrutti teorici di riferimento che noi utilizziamo, perché un conto è la mascolinità e la femminilità, un conto è l'orientamento sessuale. Allora veramente quando noi, diciamo, approfondiamo un po' tutti questi costrutti dobbiamo comprendere che nel momento in cui, come dire, ci approcciamo a questo tipo di realtà, l'elemento più forte non è, come dire, c'è l'aspetto ideologico che pure, come dire, viene potentemente, come dire, restituito, ma è fondamentalmente, come dire, l'attenzione ai costrutti, alla scientificità di questi costrutti. E la cosa più pericolosa di oggi è che il movimento, diciamo, dell'ideologia o degli oppositori, meglio, all'ideologia gender, è diventato da strumento, diciamo, di riflessione teologico-morale a strumento, ma a movimento politico, ed è questa, diciamo, la cosa più grave, perché le sentinelle in piedi, Manif pour tutti, giuristi per la vita, eccetera, eccetera, stanno facendo, come dire, delle cose gravissime, perché veramente stanno impedendo la possibilità, ad esempio, dell'introduzione di processi di educazione alle differenze, ad esempio, nelle scuole. A Bari stesso abbiamo avuto, diciamo, un problema di questo tipo nel momento in cui abbiamo presentato uno spettacolo teatrale Comuni Marziani, poi siamo stati attaccati proprio, diciamo, da giuristi per la vita, per cui con tutta la mobilitazione ovviamente di insegnanti, di presidi, di genitori e anche, diciamo, dei ragazzi. Come AIP, io ho scritto anche questo documento che poi è passato per far, come dire, per tacitare un po', diciamo, per rasserenare l'opinione pubblica sull'inconsistenza, diciamo, scientifica, diciamo, del genere. E prima la cosa interessante qual era? Era che prima ci diceva che noi non potevamo entrare nelle scuole a fare formazione. Sapete perché? L'ho detto anche l'altra volta qui. Perché fondamentalmente mancava il contraddittorio. Allora la cosa interessante che io ho sempre detto, ho capito, ma se io devo parlare di razzista poi devo andare a chiamare, come dire, uno del Ku Klux Klan, oppure se devo parlare di prevenzione della pedofilia poi mi devo andare a chiamare il convinto pedofilo che porta le sue istanze? Questa è l'assurdità. L'assurdità è che veramente c'è una grande confusione categoriale che non ci consente proprio di avere chiarezza. Per questo è importante questo momento di condivisione, che, come dire, ci deve mettere nella condizione di riflettere sui giusti costrutti dell'identità sessualmente connotata, per fare in modo, e veramente, diciamo, chiudo, che ci sia la possibilità, ritornando al tema, diciamo, di cui stiamo parlando, che veramente si vadano a mobilitare i modelli culturali e le coscienze per poter approcciare un tema così complesso come quello, diciamo, del rapporto tra omosessualità e fede.
perché è un tema spinoso nella misura in cui ancora si considererà l'omosessualità come una scelta. L'omosessualità non è una scelta, l'omosessualità, come dire, è uno degli orientamenti, diciamo, sessuali possibili. L'omosessualità è una dimensione, come dire, dell'essere. Quando si dice poi che la Chiesa non potrà mai accettarlo perché tanto la Chiesa è sessuofobica di per sé, anche questo è un errore, perché quando parliamo di omosessualità non stiamo parlando soltanto di pratica sessuale, ma stiamo parlando di universi di significato, di costruzione di sé, di amore, di progetto di vita, di relazione, di condivisione, di desiderio, diciamo, di realizzare anche una genitorialità su cui poi dopo si va ad innestare anche tutto il piacere erotico e sessuale che struttura e costruisce la vita di ognuno di noi. Allora l'idea qual è? È che veramente se noi andiamo a mobilitare le coscienze, se noi costruiamo i giusti criteri di rappresentazione della realtà, solo in questo modo probabilmente potremmo, come dire, potremmo fare in modo che la luce del Vangelo, come dire, possa un po' andare ad illuminare le nuove realtà, non rimanendo, come dire, ancorata ai vecchi schemi, diciamo, di rappresentazione della realtà. E credo che soprattutto solo in questo modo noi riusciremo veramente a creare quella teologia, diciamo, vera, la teologia della liberazione, una liberazione che è proprio valorizzazione, diciamo, delle differenze, ossia un costrutto in cui ognuno di noi può avere la possibilità di esprimere se stesso, di rispondere alla dimensione dell'autenticità, laddove fondamentalmente però questo desiderio crea, diciamo, quella dimensione di uno spettro di differenze che vanno assolutamente valorizzate, per cui io non sono per l'annullamento delle differenze, ma nella logica dell'integrazione, nella logica del rispetto reciproco, nella logica del dialogo e della condivisione. E solo in questo modo, quando veramente avremo abbracciato una cultura, diciamo, della valorizzazione delle differenze contro una cultura della devianza, potremo fondamentalmente, come dire, realizzare e reificare uno dei costrutti più importanti, diciamo, del Vangelo, ma che credo che sia uno dei costrutti più importanti su cui dovremmo organizzare il nostro vivere sociale, ossia l'amore, la condivisione, l'affetto, il rispetto di sé e dell'altro e soprattutto la voglia di costruire un mondo diverso. Fantastico. Passo la parola alla dottoressa Paola Biondi, psicologa, psicoterapeuta, responsabile di psicologia gay, che farà un intervento sul minore di stress e scelte religiose. Noi abbiamo una malattia, di psicologi dobbiamo stare per forza in piedi perché no? Si vede la linea. No? Mi levi per favore? Non si vede niente, non vado. Allora, 150 slide di cui parlavo prima sono state molte cose. No, sono molto poche. Tra l'altro ne userò anche meno perché vi vedo che qualcuno russa, qualcuno no, si sente un po', siete abbastanza stanchi, siamo stanchi anche noi. Però mi servono più che altro per guida a me, quindi non sono per voi ma sono per me. Il tema è il minority stress. Cos'è il minority stress? È lo stress della minoranza. Noi qui stiamo parlando appunto di minoranze sessuali che sono molto stressate. Perché sono stressate? Perché non hanno diritti fondamentalmente, ma anche perché non vengono riconosciute come persone soggetto di diritti. Scientificamente il minority stress, che ha tutto un filone abbastanza cospicuo di studi, viene differenziato da tre elementi. L'omofobia interiorizzata, che forse avete già sentito più volte, ormai è diventato insomma di uso comune, lo stigma percepito, le esperienze vissute di discriminazione e di violenza. Vado abbastanza rapidamente giusto per farvi inquadrare di che cosa parliamo. L'omofobia interiorizzata è l'accettazione da parte di una persona omosessuale, quindi non è l'omofobia di una persona eterosessuale nei confronti di una persona omosessuale. E qui mi allaccio, mi fa piacere quello che ha detto prima Marco quando parlava del razzismo, perché la base è la stessa, cioè è il disgusto, quindi non è la paura, non è l'omofobia, la paura di, ma è il disgusto che è la base sia della xenofobia che dell'omofobia. In questo caso sono le persone omosessuali che introiettano, quindi interiorizzano, quelli che sono, diciamo, i concetti, i preconcetti, i giudizi delle persone eterosessuali. Quindi si eterosessualizzano in questo senso. Gli stereotipi negativi, gli atteggiamenti discriminatori. Qualcuno parla infatti di eterosessismo interiorizzato. Lo stigma percepito è il fatto che io, gay o lesbica o transessuale, transgender, possa percepire un rifiuto sociale proprio perché, per una caratteristica che mi riguarda, no? Per quello che dicevamo anche prima. Quando vengo identificato come, no? Etichettato in quel modo, vengo discriminato e quindi io ho una certa sensibilità sul tema. Che c'entra questo con la religione, no? Dice, vabbè, chi se ne frega, no? Cioè, perché per forza dobbiamo parlare, dobbiamo mischiare queste due cose? Perché moltissime persone omosessuali sono anche credenti,
e moltissime persone omosessuali sono anche cattoliche. E noi sappiamo, ne abbiamo parlato anche prima, ne ha parlato anche Alessandro, che alcuni, diciamo, la Chiesa cattolico romana in generale, ma al suo interno anche dei gruppi abbastanza estremisti, portano avanti una battaglia, una lotta dura proprio contro i diritti delle persone omosessuali. Vado abbastanza rapidamente dritta al punto, che è questo qui. Allora, esiste un Dio, esiste una divinità che ha stabilito un ordine. Questo ordine è sacro, è naturale, non si può modificare ed è perenne. Quindi, no? Tante volte anche noi nel linguaggio comune diciamo è Vangelo. Questo è Vangelo, quello questo non è Vangelo. È come dire che il Vangelo di per sé ha una caratteristica di verità assoluta, univoca e inevitabile. Allora, abbiamo questo Dio, questa divinità, sulla base della quale viene detto che esiste solo maschio e femmina, e soprattutto viene detto che solo maschio e femmina si possono accoppiare. Perché? Perché Dio maschio e femmina li creò. Quindi se Dio, che è un essere superiore, ha pensato così, vuol dire no, è più intelligente di noi, evidentemente c'è un motivo perché ha fatto maschio e femmina, ed è la procreazione della specie. Pure sappiamo che, al contrario di quanto affermò Illo Tempore e la Carfagna, anche gli omosessuali sono fertili, no? Quindi non sono infertili costituzionalmente. Sono delle essenze fisse, separate e così via. Che succede nel momento in cui esiste questo Dio che ha un valore assoluto, che ha un ordine, ecco, assoluto e immodificabile? Esiste questa roba qui, quindi il principio assoluto è che nessuno è gay, cioè i gay non esistono. Esistono le persone che hanno un difetto di mascolinità, quindi esistono solo eterosessuali. Nel momento stesso in cui hanno un difetto di mascolinità, che quindi va corretto in qualche modo con le terapie riparative, diventano neanche gay, ma diventano omosessuali, perché i gay sono quelli che invece stanno tanto bene da omosessuali. Gli omosessuali sono quelli che non stanno tanto bene e vogliono guarire, no? Vogliono diventare etero. Quindi nessuno è gay, ne deriva che nessuno nasce gay, perché uno dei primi principi che sta alla base della terapia riparativa è che non esiste il gene gay, non è una cosa genetica. Abbastanza vero, nel senso che le persone gay e lesbiche nascono da genitori eterosessuali, le persone eterosessuali possono nascere da gay e lesbiche, possono nascere da eterosessuali. Se fosse un gene probabilmente si trasmetterebbe, no? Quindi c'è questa credenza. Nessuno nasce gay, nessuno può essere gay, quindi nessuno deve essere gay. Questa è la parte più importante del mio intervento, perché in quattro righe dice essenzialmente un punto. Non esistono i gay. Quelli che credono essere gay in realtà sono etero, malati, che vanno curati, non sono rotti, vanno in qualche modo riparati. Nessuno nasce gay, quindi non esiste l'essere gay. Nessuno può essere gay, nessuno deve essere gay. E sulla base di questo si fanno tutte le terapie riparative. Ho volutamente escluso la possibilità di fare delle slide tecniche per spiegarvi cosa sono le terapie riparative. Sappiate che ci sono due grandi teorici, Van Abberg e Nicolosi. Nicolosi ci ha fatto un pacco di miliardi su questa teoria riparativa. È proprio un business. In America lui ha un palazzo di non so quanti piani con la sua clinica, in cui le persone omosessuali, generalmente maschi, vanno perché non si accettano come omosessuali e vogliono diventare eterosessuali, ignorando che questo non sia possibile, perché in realtà sarebbe bello avere un telecomando, no? Dire ok, oggi sono gay, domani sono lesbica, domani sono transgender, poi ritorno etero, poi vediamo che succede. Non è possibile questa cosa qui. Due righe sulla questione scientifica delle terapie riparative. C'è uno studio del 2009 dell'APA, American Psychological Association, che ha letto e studiato tutta la letteratura scientifica, tutta, proprio tutta, sui tentativi di modifica dell'orientamento sessuale. Stranamente l'orientamento sessuale, cioè queste terapie generalmente servono a cambiare da gay e lesbica a eterosessuali, mai da eterosessuali a gay e lesbica. E già questo, no? Uno dovrebbe chiedere com'è che gli eterosessuali non vogliono diventare gay e lesbiche, no? Sono quella lobby gay, c'è un sacco di soldi, si divertono, sono promiscui, trombano la mattina alla sera, non è così. Quindi, cioè, già qui c'è un punto critico, direi io, no? Perché evidentemente funzionano solo con i gay e le lesbiche. In realtà non funzionano. In realtà non ci sono, e la scienza dice che non ci sono elementi
di efficacia. Le terapie riparative non funzionano nel senso che non possono modificare un orientamento sessuale, qualunque esso sia, possono modificare in parte il comportamento sessuale, perché viene considerato un gay guarito chi si sposa e fa figli. Ora, ci sono tante persone omosessuali che si sposano, che fanno figli e poi a un certo punto si rendono conto in realtà della loro vera identità, no? Di essere omosessuali. O al contrario, voglio dire, non è così complicato avere un rapporto sessuale se finalizzato a quello, con tutte le fantasie, eccetera, voglio dire, no? Cioè, ci si arriva anche, no? Ad avere una situazione di questo tipo. E ci sono tante persone che vogliono figli, a prescindere dal proprio orientamento sessuale, quindi niente di più facile, non è questa la cura assolutamente. La scienza ci dice anche che le terapie riparative sono estremamente dannose, quindi non solo non funzionano, ma fanno anche molto male. Perché? Perché vanno a amplificare quello che è già un vissuto estremamente negativo, estremamente difficile per una persona che non si accetta per quello che è, e non si accetta semplicemente perché gli altri non lo accettano. C'è una frase bellissima di un ragazzo gay, che credo che sia un militante americano, che dice: io non ho nessun problema con l'essere gay, io ho un problema con chi pensa che l'essere gay sia un problema, no? Cioè il fatto, sono gli altri che mi fanno stare male, non io, no? Con quello che sono. Non sono efficaci, sono dannose, e soprattutto i pochi benefici, ci sono degli studi che portano dei benefici sulle terapie riparative, si potrebbero avere facendo una psicoterapia qualunque, che non ha l'obiettivo terapeutico di modificare l'orientamento sessuale. Quindi non ha senso fare una terapia riparativa. Cioè, tu finanzi la villa al mare di qualcuno in quel caso, no? Cioè, ti illudi e ti illudono. E mi fa piacere avere qui Wanda, vicepresidente dell'Ordine Puglia, che prima parlava proprio della posizione degli ordini. La posizione della comunità scientifica oggi è molto chiara. Sia l'ordine nazionale, alcuni ordini regionali, l'Associazione Italiana di Psicologia ha chiarito inequivocabilmente che le terapie riparative sono dannose, sono assolutamente da evitare, e per fortuna in alcuni casi i nostri colleghi che fanno anche questo business possono essere sanzionati tranquillamente. Vi riporto solo qualche problematica psicologica qui legata al minority stress. In realtà sono le stesse problematiche che spesso incontrano le persone omosessuali quando si trovano a vivere situazioni di terapia riparativa. Cioè, sono diverse: disagio psicologico, sfiducia, isolamento, eccetera, disfunzioni sessuali, fino ad arrivare al suicidio. Io vengo da Roma. Roma è la città che ha avuto il più alto tasso di suicidi per bullismo omofobico, suicidi adolescenziali. Non so se vi ricordate il ragazzo dei pantaloni rosa, no, quell'altro ragazzo che si è buttato lì sotto una pantanella, eccetera. Cioè, questa è una situazione gravissima. E quanto diceva prima, che ha spiegato benissimo Alessandro, tutta la menzogna sull'ideologia del genere non fa che aggravare questa situazione nelle scuole, perché poi il dramma ce l'hanno i ragazzi che stanno nelle scuole, no? Quando gli insegnanti, quando insomma, vengono portati avanti i determinati discorsi. Vorrei, io qui mi posso anche fermare, però ci tengo a farvi vedere una cosa invece, proprio sulle terapie riparative. In occasione della giornata mondiale contro l'omofobia, il 17 maggio, l'associazione di Antonella, l'associazione Nudi, ha preparato un video. Ha preparato un video in cui si evidenzia come nel passato, ma ancora adesso con i terapeuti riparativi, la scienza, i professionisti della salute mentale abbiano causato dei danni molto gravi alle persone omosessuali e anche transessuali. E quindi vorrei concludere il mio intervento proprio con questo video, che spero parta, se lo trovo, e spero si senta che non l'abbiamo provato prima. Raffaele, ci metti l'audio per il video, per cortesia?
pazienza, dopo questo breve video ci sarà l'ultimo intervento e dopo, non come ha detto Antonella, una sigaretta, che la sigaretta fa male, meglio una boccata d'aria più che una sigaretta, e poi partiremo con il docufilm che è interessantissimo e credo che coinvolgerà tutti emotivamente. Capisco che siete stanchi, però credo che poi durante il docufilm avrete modo di riprendervi e di godere di tantissime emozioni. Partiamo con me. Se parte la mia, se... testimonianza di un sacerdote, però abbiamo la testimonianza di una persona credente appunto alla Chiesa Cristiana Cattolica Romana. Buonasera a tutti e a tutti, io sono Vanna, come me l'ha appena presentata, e sono un pochino la referente del gruppo Nicodemo. Il gruppo Nicodemo è il primo gruppo in Puglia che si è avvicinato un attimo alle tematiche sia omosessuali che transessuali, anzi più come tematiche transessuali forse è l'unico in Italia oltre Catania che invece lavora su prostituzione e transessualismo, però sono due cose strettamente legate tra loro ma che vivono mondi diversi, perché grazie a Dio gli anni 2000 ci portano a tanta gente anche transessuale però lontana e in un mondo che non è sempre legato alla prostituzione. Di cosa si occupa? Il gruppo è nato circa un anno fa a Biceglie, qua in Puglia, e si occupa prettamente dell'accoglienza delle persone che hanno la voglia o sentono il desiderio ancora di vivere una fede cattolica all'interno della parrocchia o dei vari gruppi parrocchiali. Il gruppo, come ben sapete, oggi è ancora un gruppo che vive con una serie di difficoltà, non ultime quelle che si sono tre settimane fa, quando c'è stato anche qua dobbiamo dire fantomatico Family Day, visto che il Family Day viene proclamato dal Vaticano e questa è stata una manifestazione auto-organizzata. Però quali sono i risultati di un gruppo all'interno di una parrocchia? Uno dei piccoli risultati che abbiamo visto nel nostro piccolo, quindi non è ancora un segno importante, ma per noi è importantissimo, è trovare gente che quando sono stati invitati al Family Day o dovevano sponsorizzare, quindi parlo di famiglie normali, famiglie che fanno il loro percorso di fede all'interno del gruppo famiglia, eccetera, solo per il fatto che all'interno di una parrocchia da un anno si cammina insieme anche al gruppo Nicodemo, ha detto no, io mi dissocio da questo, non mi interessa. Sembra una cosa piccolissima, ma quel dire no, io mi dissocio, ha lasciato bocca aperta una serie di persone, siano catecumenali, giuristi per caso, eccetera, eccetera. Dico così per scherzare un attimo. Perché la presenza di un gruppo di persone omosessuali, transessuali all'interno della parrocchia, pian piano smuove un attimo il costrutto della stessa parrocchia. Cerchiamo un attimo di vivere questa realtà e quindi quella cosa che era diversa, che era solo raccontata solo dai libri o solo per sentito dire, oggi comincia ad avere dei nomi.
una persona del gruppo Nicodemo è transessuale, attualmente donna, però è Vanna, è la stessa che viene a messa, è la stessa che partecipa alla vita sociale, e posso realmente nel mio piccolo dire: ma voi state dicendo delle gran strozzate, perché Vanna non vive male, non ha rovinato il tessuto sociale all'interno di una parrocchia, gioca con i miei bambini, eccetera eccetera. Ecco perché è veramente, secondo me, importante che le due realtà, o comunque questa realtà fantomatica diversa, sia in piena integrazione, semplicemente perché poi, una volta che c'è questa integrazione, si va a smontare tutta quella parte ideologica e le persone guardano al concreto, a chi è, a chi sono queste persone e come vivono. Non posso che essere d'accordo con quello che hanno detto qualche minuto fa gli psicologi, perché ad oggi la Chiesa, dobbiamo riconoscere che ha fatto una serie di danni. Anche le terapie riparative, fino a un po' di tempo fa, erano all'ordine della, forse era l'unica soluzione che vedevano una serie di sacerdoti, proprio per la mancanza della conoscenza. Spesso e volentieri noi non cioè molti sacerdoti non sempre hanno dall'altra parte la volontà di poter cercare la miglior risposta, ma prendono per buono quello che loro conoscono. Quindi anche noi nel gruppo Nicodemo abbiamo avuto un caso di una persona che è stata sottoposta a terapie riparative e ad oggi ancora non riesce ad uscire di casa. Quindi ad oggi, a un anno che ha conosciuto persone omosessuali, cioè, il massimo che siamo riusciti a fare è andarlo a trovare a casa e dire due chiacchiere. Quindi abbiamo ancora dei problemi veramente oggettivi. La fede non può essere separata. Quindi noi come gruppo ci troviamo in una realtà prettamente di frontiera, perché al di là di volerli smentire, anche queste realtà ci sono all'interno della Chiesa. E quindi siamo obbligati, in un certo senso, a cominciare a trovare i punti comuni sui quali poter parlare, per cominciare a poter vivere serenamente questo rapporto. Come nostra esperienza piccola e parrocchiale, diciamo che non è stato molto difficile, in quanto quelli che facevano una propaganda erano comunque esterni a una realtà vicina. Le persone erano già dentro, quindi hanno portato il loro vissuto all'interno di quella piccola, che poi non è tanto piccola, parrocchia, hanno portato il loro vissuto dando la possibilità agli altri di non versi tutto quello che gli hanno detto. Oggi il gruppo è ormai un anno che vive e ha avuto anche la possibilità di fare un ritiro insieme ad altri gruppi in Italia, siamo stati 3 giorni ad Assisi. E anche qua abbiamo visto nascere l'amore tra due ragazzi. Far nascere l'amore dei ragazzi, e dico un caso così, era una persona cinquantenne che non era mai riuscita a vivere serenamente la propria omosessualità, perché è cattolica, quindi all'interno della propria parrocchia si nascondeva o comunque la viveva male. Quindi finiva di lavorare, tornava a casa e il massimo che poteva fare era andare a messa la domenica perché è di fede cattolica. Da qua, in un anno di lavoro, di condivisione, perché poi in realtà noi non abbiamo fatto che lavoro, noi non siamo né psicologi, né psichiatri, né niente, noi cerchiamo di far vivere nel modo più sereno la propria fede. All'interno di un anno, oggi ha deciso anche di cominciare questa nuova avventura, molto emozionato, sembra un nuovo adolescente, perché ha scoperto che si poteva innamorare, ha scoperto che poteva cominciare a vivere non di nascosto e non da solo, soprattutto perché poi nascosto e soli sono quasi sinonimi, se vuoi stare nel lecito. Quindi vivere con gli altri questa bella esperienza. Come transessuali oggi, diciamo che per quanto mi riguarda il rapporto è abbastanza lineare. Ovviamente la fatica nel confrontarsi, nel conoscerci, è sempre un mettersi in gioco. Possiamo semplicemente dire che abbiamo tutte le forze all'interno della Chiesa Cattolica di poter smentire alcune cose. Probabilmente non possiamo cambiare noi il magistero, ci vorranno ancora degli anni, non possiamo arrivare
alle benedizioni delle coppie omosessuali come i fratelli Valdesi, ci vorranno ancora degli anni, ma il fatto di esserci e poter camminare insieme in un percorso di fede, quindi cominciare a svegliare le coscienze sia da una parte che dall'altra, cercare dei punti di incontro come si fa in qualsiasi altra frontiera, sicuramente ci porterà perlomeno per quelle persone che vogliono rimanere cattolici e vivere il loro rapporto di fede, un rapporto sereno all'interno della propria parrocchia o del proprio contesto. I passi sono ancora tanti, noi ora ci auguriamo che l'anno prossimo possiamo essere di più e possiamo anche cercare di progettare qualche incontro anche di condivisione e fraternità, al fine di dare la possibilità anche a quelle persone che non hanno ancora trovato nel giro di questo anno quella forza di fare coming out, perché le persone omosessuali, soprattutto se vivono in un atteggiamento cattolico, eccetera, una delle prime difficoltà è proprio quella di dover fare coming out, cioè venire fuori, perché vivono come frustrazione, come senso di rabbia, il dover dire all'altro io sono omosessuale, non la vivono nella piena accettazione della normalità, anche perché tutto sommato oggi nel nostro sociale, a sé che ce lo vogliamo dire, non c'è ancora una piena accettazione della normalità, quindi c'è una grossa fatica. Pian piano stiamo cercando di autoeducarci a metterci la faccia, proprio perché questo nostro sforzo deve essere il benessere per l'altro, come una spinta, come una ruota che gira intorno. Se uno aiuta l'altro, questa ruota camminerà. Se invece si fermerà, la testimonianza sarà una o poco, ovviamente si richiuderà nel proprio cerchio e non ci potrà essere questa capillare diffusione, perché noi essendo l'unico gruppo in Puglia, ovviamente la cosa fondamentale sarebbe che poi dopo un anno, due, tre, questa persona possa andare nella propria parrocchia, nel proprio paese e vivere questa realtà, perché noi abbiamo un parroco che era all'altro incontro e è pienamente aperto a questa tematica e non se l'è mai posto questo problema, anzi dirò di più, se non fosse stato per lui, io personalmente non avrei fatto questo cammino proprio di riavvicinarmi alla, perché pure io 5-6 anni fa ero arrabbiata con la Chiesa, io vengo da un percorso, io sono stata battezzata, ho vissuto fermamente i miei valori fino a una certa età, poi quando mi sono resa conto che il mio passaggio doveva essere un po' più drastico, dovevo rientrare in quella persona che io sono, quindi non potevo cominciare a vivere due piedi nella stessa scarpa, spontaneamente mi sono un po' allontanata, quindi a volte facendo anche degli errori, perché non conoscendo, ma per il semplice sentito dire, cioè la Chiesa non accetta, la Chiesa è contro l'omosessualità, guai a essere transessuali, viene dall'inferno, ma nessuno me l'aveva detto in prima persona in faccia a me, però io mi sono allontanata solo perché pensavo che gli altri pensassero che io fossi sbagliata. Quindi il primo messaggio fondamentale per quelle persone che ci credono e vogliono vivere questo rapporto di fede, oltre ad accrescere nella fede, perché poi capiremo che non c'è nessuno di sbagliato se entriamo all'interno di una fede adulta, probabilmente quelli che dicono che c'è il giusto e il sbagliato devono ancora fare un bel po' di percorso di fede, devono cominciare un po' a leggere il Vangelo, devono rileggere i discepoli di Emos, devono lavorare un po', perché a volte tutti siamo fedeli, però la fede ha degli step. Quindi noi miriamo una fede adulta, perché con una fede adulta abbiamo un confronto diretto e vero. È come se andassi dal veterinario a curare la mia gamba o se andassi dallo specialista. Uno che mi conosce di più sicuramente mi può aiutare di più nel mio rapporto di fede, mi può far vivere nel modo più sereno. E speriamo di poter accompagnare sempre più coppie come gruppo Nicodemo nel loro discernimento spirituale e dare la possibilità a tutti di avvicinarsi all'amore di Dio, che non è nella struttura chiesa fatta d'amore, ma è nella chiesa quanto madre, fatta di persone che lavorano insieme per un unico obiettivo, che è quello dell'amore cristiano. Thank you.
minuti di pausa, va bene, un po', però 5 minuti esatti e vediamo il film, va bene?